contento di quello che abbiamo fatto con Laboratorio H? Sono estasiato, abbiamo tanto materiale registrato e siamo praticamente orgogliosi di questo lavoro che stiamo facendo. Vedete, è una persona presa a caso tra la folla che c'è qui, eccetera, eccetera, ma se la gente volesse vedere quello che noi abbiamo girato, come deve fare? Semplicissimo, tutte le domeniche sera, dalle 22, sui canali di Arte Investimento, 123 del Digitale Terrestre e 868 di Sky, potete tranquillamente seguirci e vedere Laboratorio H. Però agli artisti che vogliono partecipare a Laboratorio H raccomandiamo di scrivere a due indirizzi mail, quali? giorgio.barassi@arteinvestimenti.it e galleriasr@gmail.com. Solo ed esclusivamente a questi indirizzi. Grazie signore che io casualmente ho incontrato in fiera. Arrivederci, stia bene. Possiedi una bella collezione di arte moderna e contemporanea che vuoi realizzare? Devi mandare immediatamente le fotografie delle tue opere, le relative autentiche, e aggiungi un prezzo minimo, il prezzo di riserva che vuoi realizzare, a info@arteinvestimenti.it. Noi stiamo preparando una serie di manifestazioni, aste, vendite televisive, che ci permetteranno di realizzare al meglio la tua collezione, al meglio e nei tempi più brevi. Te lo dico con gioia, approfittane, ne sarai ben soddisfatto. Roberto, ma ti rendi conto? Abbiamo cominciato quasi così per gioco e adesso qua, Arte Investimenti, canale 123 Digitale Terrestre, 868 Sky, ma forte! È chiaro che noi ricordiamo a tutti gli amici di Laboratorio H che tutte le domeniche alle ore 22, cosa aspetta? Sto parlando con loro. Alle 22 tutte le domeniche sera c'è il Laboratorio H per dare maggiore visibilità sul agli artisti. Sul nazionale. Certo, sul nazionale, ma è una cosa forte, importante, forte o no? Che c'è? Il piede. Mi stai sul piede? Scusami. Allora chiudi tu. 22 tutte le domeniche, vai. Alle 22 tutte le domeniche, 123 del Digitale Terrestre e 868 di Sky. E me lasci qui. Eccoci qua, benvenuti come al solito al Laboratorio H, tutti insieme, insomma in questo periodo un po' atipico, e ci colleghiamo ancora una volta chi di qui, chi di là, e vi faccio vedere il terzetto delle meraviglie. Adesso intanto il duo, perché questo qui di fianco è Roberto Sparaci, buonasera. Non ti sento. Tutto bene? Adesso ti sento. Sì, tutto bene, adesso ti sento. Però noi siamo completi quando c'è il tridente. Eccolo qui. Cioè, eccolo, io qui. Ho usato nella scorsa puntata un paragone che è piaciuto molto e che è anche attinente. Certo. Perché quando ho detto che ricordiamo il trittico, il tridente del Foggia delle Meraviglie, Rambaudi, Baiano, signori, quello di Zeman, non mi sbagliavo.
Io invece pensavo che fosse un trio Medusa. Carmelo può fare signori perché è bergamasco. Sì. Anche signora, se vuoi, cara. E poi ma io faccio Baiano perché sono quello più a sud, certo. E per effetto di così Rambaudi lo fa Rambaudi, lui perché, esatto. Perché Rambaudi perché ha giocato nella squadra sua, capito? Certo. Allora, se per questo anche signori. Sì, lo, è vero, anche signori. Anzi, facciamo una cosa, salutiamo questi tre campioni e salutiamo tutti gli atleti che si sono dovuti fermare. Credo che non sia una bella roba per uno che fa sport. Vabbè, comunque dai, mica piccolo. Vabbè, ma invece dobbiamo ringraziare i nostri spettatori che non si sono fermati. Beh, ma ci continuano a scrivere visualizzazioni record. Stiamo facendo un disastro. C'è gente che ti sta cercando. Temeno. Sente Pio, temeno. Allora, no? Io devo dire che ancora una volta, ragazzi, sempre. Complimenti, state facendo bene. Ancora una volta, grazie al nostro gruppo tecnico e al grande Carmelo Ferrara che vedete inquadrato sui vostri teleschermi a sinistra, cioè il nostro un po' papà tecnico, perché ha messo su questa squadra di alti investimenti che è bellissima. E grazie alle sue diavolerie noi riusciamo ad andare in onda. Ma il bello, sai qual è? È che stiamo avendo veramente dei riscontri enormi, Roberto. Cioè, sì, noi anche quando andiamo in replica abbiamo delle visualizzazioni e numeri tantissimi. È incredibile. È vero o no? Cioè, è una cosa proprio bella. Al Laboratorio H piace, questa è la cosa che ci consola. E poi toccheremo anche l'argomento che a cui accennava Carmelo. Perché? È scatenato un po' di invidia, perché scatenato sarà, sarà quello. Più che altro non si spiegano come fa lui da Foggia, quello da Roma e quello da Bergamo, a fare questi numeri. Visto gente che vola con i montaggi, cose. Sta cercando di imitarti tutto, ma non ce la fa. Poi ti chiamano, poi c'era ti chiamano. Un amico greggio che diceva non ce la fa. poi ti chiamano, dice: senti, scusa, ma come hai fatto? Come ho fatto? Parla con Gabriele. Va bene, una citazione. E, va bene. No, comunque veramente andiamo. Visualizzazioni pazzesche su Facebook, su YouTube, incredibile. Fatto no, veramente 5 tanta volte roba, la media di qualsiasi ascolto di quadri, ve lo dico. Sono lì da vedere, non sto inventando niente. Non mi devo inventare. Sulla pagina di Arte Investimenti trova tutto. E poi qualche artista l'ho conosciuto. E, insomma, c'è grande stima da parte di tutti, un grande seguito. Bello, una bella storia. E poi, insomma, si è creata una bellissima armonia, devo dire, fra noi. Vero, Roberto? Sì, assolutamente. Sì. Si vede da come siamo belli, raggianti e sorridenti. Non si dimentica. Malgrado le distanze e malgrado le difficoltà del periodo. Allora, dillo dove siamo, ciascuno di noi dov'è, dillo tu, Roberto. Io parto da Roma. Io sono a Bergamo. E io sono a Torre Maggiore, Califoggia. Pensate un po', all'estero. È svenuto quello che ti dicevo prima. Dai, scherziamo, ci vuole un po' di leggerezza, no? Ah sì, assolutamente. Sì, dai. Buon lavoro, dai, partiamo. Dai, che abbiamo parecchie cose da far vedere. Facciamole vedere subito, perché poi dovremo fare anche un riassunto per gli artisti. Quindi bravo. Possiamo andare ben di tranquilli. Oh. Partiamo da Andrea Bassani, mi sembra chiaro. Bellissimo. Un po' di eco qui, però adesso non ce l'ho più, quindi ha già sistemato tutto, basta dirlo. Fantastico. Basta pensarlo, con Carmelo basta pensarlo. È vero. Dunque, Roberto, fammi la cortesia. Dimmi. Descrivi la parte tecnica nel senso delle misure, perché io ti faccio vedere questa di Bassani, però adesso Carmelo ci fa vedere anche l'altra. Partiamo dalla prima che abbiamo visto, allora, numero uno. Questa qui, che è 8 tele verdi, è un acrilico su tela sagomata ed è un 50x50, sempre chiaramente sotto plexiglass. In questo caso chiaramente noi non lo togliamo e facciamo vedere l'opera nella sua interezza, per cui
sono i lavori di perfezione di Andrea Bassani. Dunque, per cui dicevamo 50 per 50. Bene, dunque, prima di andare a vedere l'altro pezzo, che non è meno importante di questo, voglio ricordare che le parole che noi diciamo per Andrea Bassani non bastano, nel senso che siamo di fronte ad un artista che anche in questo momento sta elaborando una serie di operazioni tecniche che lo porteranno certamente a realizzare con i suoi sistemi qualcosa di più grande, di più largo, di più alto, di più basso, non lo so. Certo è che siamo di fronte ad un artista che è nel pieno della sua attività. Vogliamo guardare anche l'altro, e intanto Roberto ci dà le dimensioni anche dell'altro, che è di tutt'altro colore? Arriva, eh? Eccolo qua. Il numero 2, che è 10 tele rosse, sempre un acrilico su tela sagomata, ed è un 70x70. Questo qui, tra l'altro, è stato anche pubblicato sulla rivista in copertina, che è quella alle mie spalle. Ora vorrei semplicemente ricalcare un tema che abbiamo toccato già più volte. Quando si parla di Andrea Bassani, facciamo attenzione, molta attenzione, facciamola con molta cura, non solo alle opere che vediamo. Qui tocco un primo argomento che è necessario per tutti. Quando vedete le opere di uno degli artisti di Laboratorio H, voi non dovete pensare c'è questa, beh, stasera parlano di questa, quindi non parlano di altro. No, voi dovete pensare che c'è un servizio che noi vi forniamo. Poco fa stavo già rispondendo a uno dei WhatsApp che arrivano, proprio in questo senso. Cioè, se il signor Rossi sta guardando questa trasmissione e ha visto la numero 1, quella che si chiama 8 Televerdi, e la numero 2, 10 tele rosse, dice sì, va bene, però a me il colore che piace è un altro, cosa deve fare? Mandarci un messaggio, come ha appena fatto questo signore che si chiama Dario, e mandare, eccolo lì che compaiono immediatamente, vedi, con Carmelo funziona tutto alla precisione, i nostri due indirizzi, giorgio.barassi@arteinvestimenti.it oppure galleria.sr@gmail.com. Qui voi ci chiedete, potrei visionare altre opere di Andrea Bassani? E allora noi, naturalmente Roberto se ne potrebbe anche scordare, ma non se ne scorda, vi mandiamo tutto ciò che abbiamo di disponibile. Giusto Roberto? Naturalmente, giustissimo. Tutto quello che praticamente vi viene in mente di ogni artista che presentiamo, ve lo possiamo inviare per mail successivamente, come dicevamo, ai due indirizzi in sovrimpressione, e facciamo praticamente quello che è il nostro lavoro, non è altro che praticamente inviarvi le fotografie delle opere disponibili di ogni artista. Io rivedrei le due opere di Andrea Bassani semplicemente per ritoccare l'argomento della disponibilità su una dimensione che è gradevole sia nel 50x50 sia nel 70x70. E ripeto, non guardatele solo così, pensate che cosa sta combinando mentalmente Andrea Bassani, col quale ho parlato qualche giorno fa. Sta preparando di sicuro delle espansioni, delle posizioni diverse su cui lavorare a questi legni che sagoma con una pazienza certosina, che ricopre con una tela, che colora con l'acrilico e che sistema in equidistanza l'una dall'altro. Non è solo un'opera d'arte, è un oggetto di design. Inquadrano a tutto campo, Carmelo, perché queste opere affascinano nella maniera più assoluta. A me piace moltissimo questa, ma io che sono un estimatore di Bassani, se vedo l'altra vado nell'imbarazzo. Ecco, vedete, non so se ricordate quando Andrea dai, è bella forte, non so se ricordate quando Andrea è venuto ospite nella nostra trasmissione in studio, negli studi di Arte Investimenti, lui parlò di queste strutture che vanno verso l'alto come di una specie di accenno a un concetto fideistico.
naturalmente con la sua eleganza, con la sua gentilezza, col garbo di persona meravigliosa che ha detto, naturalmente ci potete credere o non credere, ma per me questa è una sorta di visione dello spirituale. La vediamo tutta bella completa, Carmelo, la seconda, questa che si chiama, dunque, sono 8 tele rosse, se mi sbaglio? 10 tele rosse. 10 tele rosse. È veramente una prova di grande capacità. Guardate come sono divisi gli spazi, c'è una sorta di sostegno in basso, un semicerchio o una mezzaluna, e poi quella stessa forma, più tozza, più schiacciata, ma con le stesse prominenze che troviamo negli altri pezzi dell'opera, che la fa da protagonista a salire, creando ombre, creando addirittura qualche scompenso, ma mai la disarmonia. Perfino le due curve fatte in bianco di lato sono meravigliosamente armonizzate con il resto. Numero 1 e numero 2, Andrea Bassani, chiamateci, mandateci i messaggi WhatsApp, e se a qualcuno non va bene questo assortimento, ci messaggi comunque, ci scriva comunque, gli mandiamo via mail tutto ciò di cui disponiamo a riguardo delle opere del grande e caro Andrea Bassani. Avanti così, avanti così. Andiamo al numero 3, al numero 4. Sparaci, sei agitato o sei contento questa domenica tu? Sono contento, perché? Oh, che così ti chiedevo. No, sono contento, perché tranquillo. Se tu mi avessi detto non sono contento, io ti somministravo una medicina. Sai quale? Sì, quale? Due quadri di Schiavon. Stai subito bene. È vero, sì. Carmelo? È incredibile. È vero. Se vedi un quadro di Schiavo stai bene. È incredibile. Sì. Facci vedere il 3. Se conosci l'artista e la moglie stai ancora più buono. Due personaggi incredibili. È vero o no? È verissimo. Sai, quell'aspetto lì è un aspetto che poi fa parte del post vendita. Adesso noi stiamo vendendo opere d'arte, stiamo lavorando, stiamo facendo un lavoro, no? Ma si creano dei rapporti interpersonali, cliente, artista, gallerista, delle triangolazioni che a volte portano a delle scoperte incredibili. Tu conosci delle persone meravigliose. Non è solo comprare l'opera d'arte, ma è capire il pensiero fino in fondo dell'artista, da dove è nata quella cosa, perché la sente così forte, perché i fiori. Cioè, se non ci parli, se non allacci questi tipi di rapporti, non riesci a capire. No? È come conoscere Schifano, io l'ho conosciuto, sì. sono un fortunato, uno baciato dalla fortuna per aver avuto quell'esperienza, ma mi ha lasciato dentro una roba che non te la so spiegare, cioè, quando incontri l'artista, perché non è il mito, non è il cantante, non sono allo stadio, è l'uomo, ma il maestro, no? Cioè davanti a una roba così ti inchini e dici chapeau, e questo è, no? Sbaglio. Perfetto discorso, sbagli né niente, è tutto perfetto quello che hai detto. E a proposito di Alessio Schiavon, voglio dirvi che qualche giorno fa, sentendomi con lui riguardo alla faccenda di una recensione, di una cosa che dovevamo combinare insieme, mi ha detto, dice, mi scrivi tre righe che servono per un'altra cosa che doveva fare. Mi sono uscite così spontanee e naturali, proprio perché, come diceva Carmelo, conoscendo l'uomo ho capito la persona e ho capito l'artista. Alessio è proprio quello che vedi nei quadri. E allora il suo successo non è determinato soltanto dalla gradevolezza delle opere, ma è determinato proprio dalla gradevolezza della persona. Sono la numero 2, la numero 3 e la numero... Ecco, vedi? Questa qui è la numero 3, che è un senza titolo, del 2019, olio su tela, 40x30 è la misura. Opera bellissima. Ecco qua, vedi? Ora ditemi, dov'è lo sbaglio che io faccio quando dico che con Schiavon immettiamo un'allegria e una energia uniche? Le ghirlande di fiori per Schiavon sono la regolarità. Ma non è che lui faccia solo questo lavoro intrecciando i suoi fiori e riproponendoli fino all'infinito. No, sarebbe banale.
li sposta, li fa ondeggiare, li muove in alto, li verticalizza, li diagonalizza, gli cambia le tinte, è sempre molto accorto. Fosse per lui non farebbe nulla fuori posto, ma qual è la passione di Schiavone? Sembra pazzesco, e lo abbiamo detto durante la trasmissione in cui è venuto ospite da noi a Milano. Pensate proprio, guarda il caso, no? Prima Carmelo parlava di Schifano. Mario Schifano è il pittore che Schiavone apprezza di più. Uno guarda i fiori e dice impossibile, perché questo fa il figurativo, Schifano è altro. E invece no. Il dripping, le colature. Guardateli nei particolari i quadri di Alessio Schiavone. Guardateli con attenzione. La verticalizzazione della caduta del colore non è un insegnamento che arriva dalle interpretazioni pop nelle quali Mario Schifano è stato maestro e tutti lo sanno. L'utilizzo di quei colori fucsia, sai cosa mi viene in mente, Robertino? Tu che hai più memoria di me perché sei più vecchio di me, dai, l'ho detto una sciocchezza adesso. Tu ti ricordi quei quadri, e Carmelo se li ricorda sicuro, quei quadri degli anni 60 che erano addirittura di Schifano messi nella teca, con quei personaggi dipinti con quel colore, proprio con quel colore. Per ricordare, come no? Vedi che i richiami ci sono. Periodo che facevamo i quadri comunisti, il periodo che facevamo amici. Amici, mi sfuggiva. Sì. Quello lì. E adesso vi stupiremo perché il numero 4 è un quadro in cui ci sono dei richiami. Naturalmente, richiami non vuol dire dipinge come. Ecco qua. Cosa vi viene in mente, Roberto e Carmelo? Qui abbiamo dipinto anche la cornice, no? Esatto. Per cui va a riprendere proprio quel discorso di quell'artista di prima. Bravissimo. Del quale lui è un estimatore, un appassionato, no? Perché poi effettivamente Alessio Schiavone, e ricordiamo che avremmo dovuto fare in questo periodo proprio una mostra a Padova, dove avremmo presentato appunto proprio le opere di Mario Schifano e Alessio Schiavone. Per cui due artisti che anche per quanto riguarda le iniziali dei cognomi si assomigliano, ma che chiaramente sono, essendo uno appassionato dell'altro, praticamente hanno per forza di cose delle sinergie. In questo caso la cornice invasa su una misura di 82x92,5, per cui anche un'opera abbastanza importante, sì. Ed è sempre un olio su tela del 2017. Dunque, a proposito della mostra, posso farti una sorpresa? Sì. Posso? Vai. Poi ricordati, posso? Che devo parlare. Sì. Te la posso fare una sorpresa? Le immagini? Facciamola. Le immagini, perché è successa una cosa che tu non sai neanche, Roberto. Oddio. Dura pochissimo, pochi secondi, minuto dura. Guarda, Va bene. Te la mando. Vai. Buonasera, sono Schiavone Alessio, sono un artista di Padova. Ci troviamo qui nel mio studio, parte del mio studio, dove ci sono alcune opere esposte. Come vedrete, ho diverse opere raccolte negli anni e ho mosso i miei primi passi negli anni 90 fino ad oggi. Principalmente la mia tecnica è olio su tela, comunque mi piace sperimentare altre cose. Simpaticamente sono stato associato a Mario De Fior da mio amico Giorgio, proprio perché la mia pittura principale è basata sui fiori, è una cosa che mi piace fare. A me piace molto disegnare le mie corolle. Per me è anche stato un orgoglio, insomma, essere paragonato a un pittore così famoso. Mi piace molto il colore, mi piace molto sperimentare e mi piace molto studiare e ricercare cose nuove, meno che per me lo siano. Ma che bello! Questo è un artista che ti dicevo che lavora bene. Ha preso una troupe televisiva Videotan, quindi un Mediaset, un ragazzo che lavora per Mediaset, per Sky, eccetera. Si è fatto fare la fotografia, si è fatto fare la sua ripresa. È un modo di lavorare, è un modo di porsi. Puoi fare le caramellate al cioccolataio e puoi fare professionista. Questa è la differenza sostanziale di cosa proponi alla gente. Di cosa stiamo proponendo alla gente, cioè quello è il sottile. Io spero che capisca la gente che il mio intervento è un po' fuori luogo. A me non piace apparire, lo sai come sono io. No. Però ci tengo questo progetto, ci tengo questo artista perché è un amico
E quindi, ma non solo per lui, in generale, faccio un discorso più generale per tutti gli artisti, amico mio anche Bassani, amico mio Trentacoste che mi ha mandato un'opera e lo ringrazio pubblicamente, sono tutti amici, ok? Perché si crea questo rapporto e questo è il prodotto finale. Quello che vogliamo fare è far raggiungere dei livelli di qualità così alti agli artisti, proponendo una qualità su tutta la scala. Cosa proponiamo, come viene filmato, dove viene pubblicato, chi lo vede, tutta la, seguiti dall'inizio alla fine. L'ho spiegata bene? Barà sì, ti faccio dare 20 euro subito da... Faccio dare 20 euro da... devi 20 euro, eh? Va bene. Me li faccio dare da lui. Ne meriti molti di più. Dunque, intanto non avrei scherzo, un omaggio a te, la testimonianza, la citazione era voluta per te che l'hai considerato un artista e paragonato all'artista dei fiori. A Mario dei Fiori. A Mario dei Fiori. Ti ringrazio. Carmelo ha veramente detto le cose precisamente, esattamente. Io non avrei potuto fare di meglio, quindi questo va a suo merito, scusate. Però io adesso vorrei aggiungere solo una cosa, poi lascio le parole alle immagini a Roberto, perché vorrà sicuramente aggiungere qualcosa a lui. Parlavo della mostra io, perché parlare del dettaglio della clip che abbiamo visto mi è troppo facile. Quello che avete visto è esattamente Alessio Schiavon, timido, garbato, educato, però prepotente quando esprime questo suo temperamento di gioia, di felicità. E da dove gli arriva? Da aver conquistato degli spazi suoi propri grazie a dei travagli dell'esistenza, come è accaduto per i poeti, per i cantanti, per tanti pittori, ma lo ha fatto con una naturalezza che lui persegue tutti i giorni. Quando nei primi giorni del cosiddetto lockdown, parole inglesi ancora una volta, ci telefonavamo, ci scrivevamo, ci mandavamo messaggi, poi abbiamo la videochiamata, eccetera, lui diceva: la cosa che mi manca di più è dipingere. Allora capite chi è Alessio Schiavon. Quanto alla mostra, avremmo dovuto inaugurarla il 3 di aprile, l'abbiamo solo rinviata, basta. A te Roberto per rivedere le misure e le tecniche di questi due capolavori di Alessio Schiavon. E voi signori chiamate! Eccola qui, allora questa qui è la numero 3 ed è una senza titolo del 2019, olio su tela, 40x30 le misure. La numero 4, questa, ecco, la numero 4, quella che dicevamo appunto con la cornice invasa, è sempre un senza titolo del 2017, un pochino più datata, sempre un olio su tela, 82x92,5 la misura. Ora, a proposito di cornice invasa, io quando sfotticchio alcune signore della capitale della mia provincia, dico sempre che hanno il rossetto a cornice invasa, come alcuni quadri di quelli che hanno il rossetto debordante, no? Come alcuni quadri di Schifano, quelle che stanno sempre arrabbiate, sono sempre così. E adesso, scherzi a parte, quando esiste una cornice invasa, e questo valeva per Schifano e vale per Alessio Schiavon, vuol dire che c'è un entusiasmo che non può essere frenato dalla dimensione. Vuol dire che c'è il piacere di dipingere che travalica l'obbligo dimensionale che la tela ci dà. Vuol dire che Schiavon ha ancora moltissimo da dire e da dare. E ogni tanto ci andiamo anche noi, io e Roberto, a pizzicarlo. Ma perché non fai questo? Ma perché non fai quell'altro? E lui no, adesso aspetta, goda a fare un'altra roba, aspetta un attimino. È vero o no, Roberto? Da capire. Assolutamente, lui è un precisino, va sempre con le cose praticamente sistemate, anche perché insomma, voglio dire, è comunque un imprenditore e ha anche dei tempi chiaramente da dover rispettare, oltre a quello che è il discorso dell'arte. Comunico ai miei due compari, a Roberto e a Carmelo, che qualche giorno fa siamo stati invitati ad una cena in un posto che io conosco perché sono stato già due volte con Alessio, sì. Ma ha detto che vuole anche voi due. Io ho dato la vostra adesione, poi comportatemi come volete. Dì che durante il lockdown ci sono sti 30-40 kg da smaltire, perché stando a casa si è mangiato anche il tavolo, dicono a Roma. Dico così, spara? È così, è così, si è mangiato pure il tavolo. E quindi dici, sì, vabbè, guarda, vedi che c'ho un po' di... Barbagoglio. Sì, non ne parliamo. Tu sei di Magrito? Lo so.
per la rabbia. Per la rabbia, esatto. Ti ho visto urlare delle cose al balcone, certo. Indicibili in televisione. Passava gente, gli tirava il calendario, faceva prima, via. Sì, bravo. Perché sopra c'erano tutti i santi, gli tirava via. Vabbè. Andiamo, per carità. Andiamo a vedere la numero 5 e la numero 6, poi facciamo il primo piccolo riassunto come da suggerimento del caro. Oh! Tra le telefonate che ricevo sempre e che gradisco molto ci sono quelle di Rita Lombardi. Allora, signore e signori, io ho pronto qui tutta una pappardella da illustrarvi, però ho deciso di non usarla, perché per parlare della signora Rita Lombardi, della sua pittura, di come quella pittura viene costruita, della geometria che vi viene comunicata, come in questo caso, con l'opera numero 5, che è quella che si chiama L'Unione. Attenti ai titoli delle opere. Un grande maestro, Gastone Biggi, mi diceva sempre: i titoli non possono essere casuali. I titoli sono un impegno, e i pittori che non si impegnano nel titolo vuol dire che non si sono impegnati bene nell'opera. L'Unione. Lascio alla vostra fantasia interpretativa dove siano gli estremi per quell'unione, ma mi paiono evidenti. Figure geometriche solide oppure figure piane associate a che diventino solide, accoppiate di colori garbatissimi, dimensione estremamente gradevole. Questa è Rita Lombardi. A Roberto per le dimensioni, e poi andiamo a vedere anche l'altra. Sì, come dicevi, appunto, il titolo è L'Unione del 2019, un acrilico su tela 80x80 la misura. E la successiva, la numero 6, questa è bellissima quest'opera, questa qui è Gioco di triangoli, la maschera, 2015 l'anno. La misura è un 40x40. Dunque, signori cari, io non ce la faccio a stare fermo quando si parla di artisti del genere. Per capire chi è la signora della pittura che ci propone, questa è un'opera meravigliosa. Come hai detto che si chiama, Roberto? Gioco di triangoli. Questa qui si chiama Gioco di triangoli, sì. Questo è il periodo in cui, per quelli che hanno fatto degli studi scientifici, bisogna ripassare tutta quella roba, vi ricordate? Il quadrato costruito sull'ipotenusa è pari a quelle storie lì. Bene, l'impressione che ricevevamo da studenti del rigore geometrico viene utilizzato da Rita Lombardi come un fatto compositivo artistico, e la stessa Rita Lombardi, non più tardi di una settimana fa, di un paio di settimane fa, mi ha detto: hai visto che la matematica è importante? Hai visto che tutti i giorni si fanno statistiche, si indicano dei dati? La matematica è tutto, la geometria è lo stesso. Non ce la facevo a star fermo. C'è un ciclo pittorico al quale credo che non appartenga quest'opera, che si chiama L'Impossibile. Voi pensate come comincia, perché non puoi fermarti a dire è un bel quadro. Con i quadri della Lombardi ci devi mettere il cervello, certo, l'entusiasmo, l'anima, d'accordo, ma il cervello. C'è l'impossibile e il possibile, l'improbabile e il probabile, il difficile e il facile, il normale. Oggi per noi è normale prendere un aereo, volare, tenere il telefono in tasca o in borsetta, comunicare ovunque siamo, con persone distanti anche migliaia di chilometri, è quello che stiamo facendo in questo momento, per esempio, inviare foto o messaggi con il cellulare. Ma 500 anni fa il volo umano era possibile solo per Leonardo, impossibile o peggio follia pura per i suoi contemporanei. Penso che lo stesso Meucci avrebbe considerato impossibile o altamente improbabile ciò che il telefono ci permette oggi. Cioè, praticamente, che cosa viene fuori da questo modo di pensare la pittura? Ripeto, quando parliamo del ciclo dell'impossibile, non credo che si stia parlando dell'opera che vediamo adesso. Il fatto che a numeri, a dati, a storia, tutto ciò che sembrava impossibile è diventato normale, non solo possibile, ma normale. Associate queste due opere di Rita Lombardi, non, ripeto, non sono queste o non credo siano queste del ciclo impossibile che sta producendo fra l'altro in questo momento, mettete vicina sia la numero 6, questa, che la numero 5, quella che si chiama L'Unione, e pensate che questa pittura
fino per esempio all'Ottocento era impossibile pensarla come pittura. Quindi alla fine è tutto logica, ma è una logica che non strangola il sentimento. In questo è forte Rita Lombardi. Lei è un illuminista, è una scienziata, dico io, è una appassionata del lavoro che ha sempre fatto, e lo è al punto che le tele non sono tele comuni, che si fa preparare le tele da un artigiano a Roma, che fa lo stesso nella scelta dei colori, che si occupa di dividere lo spazio in linee ortogonali, in diagonali, facendo dei calcoli, corrisponde esattamente alla prima funzione di abbozzo che si aveva quando c'erano le icone antiche. Era così che produceva le opere un iconografo. Ma lei è moderna. E qui la sottolineatura è: questo è un quadro che mi piace tanto, Roberto. Carmelo, ditemi la vostra anche, se no sembra sempre che mi sbilancio io da solo. Sì, io poi volevo fare un parallelo dopo, quando hai finito la spiegazione, che è importante. Sì, in questi giorni è successo un evento particolare. La settimana scorsa è scomparsa Nanda Vigo. Passami il parallelo. Ah, certo. Passami il parallelo. Alla stragrande. Sulla geometria la Nanda Vigo. Ora era architetto, faceva altre cose, per carità di Dio. Però il parallelo c'è, e passamelo. E uso, colgo l'occasione per ricordare una dei colossi dell'arte italiana. Eccola qua, assolutamente, assolutamente. Grazie. Bravo, perso un altro pezzo di storia. Dopo la settimana prima abbiamo perso anche Celant, insomma erano due belle colonne dell'arte italiana. Io mi sento di citarla, passamela. No, Carmelo, bravissimo. Il parallelo è perfetto. L'artista che stiamo presentando è in parallelo a questa artista che è stata grandissima, ha fatto delle cose. Ti faccio vedere un'immagine per tutti, dammi il tempo di scaricarla, dell'ultima mostra che tra altre cose io adesso non ho qui, ma l'avevo ripresa la mostra, forse ho anche il master da qualche parte, l'ultima mostra in vita di Nanda Vigo. Però insomma, non sono, è un omaggio doveroso, e credo che tutte le donne dell'arte e della scienza debbano essere ricordate in maniera coerente, perché loro, quando hanno cominciato a fare il loro lavoro, erano in un tempo, in un periodo molto difficile. Quindi non era semplice esporsi come ha fatto la Nanda Vigo e tante altre grandi donne italiane. Questo va riconosciuto e va detto. Questa e sei stato bravissimo. Ciao, ciao. E poi facevo tante altre cose, insomma, però io mi sentivo di fare un parallelo con la Hai artista. Fatto benissimo. Perché me la ricordo. Benissimo. Rivediamo le opere di Rita Lombardi. Questo gioco di triangoli. Questo gioco di triangoli, sì, del 2015, come dicevamo, un acrilico su tela ed è un 40x40 la misura. Quello precedente, il numero 5, eccolo qui, l'Unione, del 2019, sempre un acrilico su tela, 80x80 è la misura. Mi lasciate dire una cosa soltanto, solo una cosettina? Quando vedete il secondo dei due lavori che abbiamo illustrato, cioè il numero 6 per intenderci, rendetevi conto che Rita Lombardi utilizza un colore di fondo che è il grigio, sfrutta l'accoppiata fra il giallo ed il blu, li vedete? Ma la cosa non è appesantita da uno stacco, cioè non c'è solo l'attenzione al comporre la pittura che in terminologia assolutamente spicciole chiamiamo astratta, c'è un'accortezza anche alla gradevolezza. E ricordo qui che Rita Lombardi ci ha proposto addirittura delle figure, dei numeri e delle lettere composte da figure geometriche. E anche in questo caso torno a dire che nel momento in cui vogliate vedere delle altre opere di Rita Lombardi, basta mandarci una mail o scriverci, come state facendo, al nostro WhatsApp. Devo salutare l'amico Saverio di Martina Franca. Ciao caro, ciao. Scriveteci ai due indirizzi che vedete sovraimpressi, perché in quel modo noi potremmo dirvi: non vi sono piaciute queste due? Bene, vi mandiamo altre immagini da selezionare e da valutare. Rita Lombardi. Direi di fare un riassunto dei primi sei pezzi, che ne dici, signor regista? Assolutamente sì, ma già che ci sei, che ricordate
Già che hai ricordato le mail, andrei anche di sito internet. Allora parliamo con gli artisti, per ora in maniera calma, per ora in maniera calma, perché poi farò anche una bella sfogliatella di cose successe in questi ultimi giorni che dobbiamo... Vedete, questo è il sito internet di Arte Investimenti, www.arteinvestimenti.it. Se voi andate nella sezione Laboratorio H, e mi rivolgo ai signori artisti, troverete le illustrazioni dei nostri due progetti che riguardano la televisione e l'editoria, e troverete come fare per aderire ai nostri due progetti. Ma dovete scriverci proprio a quegli indirizzi che abbiamo visto in sovraimpressione prima. In quel modo entrerete a far parte, se selezionati, di Laboratorio H, e in quel modo le vostre opere potranno essere diffuse in una maniera che è quella della TV, vale a dire quella che funziona di più, che è una rima involontaria. Pregherei Roberto Sparaci, qui ci sono anche da ricordare, ecco per esempio, il sito www.hinarte.it, scritto tutto attaccato, la serie delle puntate di Laboratorio H che noi abbiamo prodotto dal 13 di ottobre scorso ad oggi, ok? Se volete rivederle tutte, le vedete lì. Questa è stata una puntata epica, mi ricordo, con la chiusura, con tanto di Fedù, che eravamo qui in studio, eccetera, nello studio, non in studio, nel mio studio, e poi lì, guardando quel sito o guardando su YouTube al canale Laboratorio H, trovate tutte le nostre puntate. Quindi se vi siete persi qualcosa, avete maniera di rivederla. Pregherei a questo punto Roberto Sparaci di seguire il resume che fa il nostro Carmelo. Dico resume perché tutti parlano inglese, noi francese, vai. Questa è la numero uno, Bassani. Andrea Bassani, 8 tele verdi, acrilico su tela sagomata, 50x50. La numero due... 10 tele rosse, 2019, acrilico su tela sagomata, centimetri 70x70. La numero 3, Alessio Schiavon, senza titolo, 2019, olio su tela, 40x30 è la misura. La numero 4, Alessio Schiavon, senza titolo, del 2017, olio su tela, 82x92,5. E passiamo alla 5 di Rita Lombardi, l'Unione, del 2019, acrilico su tela, centimetri 80x80. E infine, sempre di Rita Lombardi, gioco di triangoli, la maschera, del 2015, acrilico su tela, 40x40 è la misura. E queste sono le prime 6 opere che abbiamo visto in scaletta. Bene. Facciamo, dopo la scaletta, dopo il riassunto per gli artisti, dopo il fatto che, vi ripeto ancora una volta, se vi è piaciuta qualcuna di queste opere, scrivete a quei numeri, che vedete, a quelle mail che vedete in sovraimpressione, oltre che chiamate il numero telefonico o scrivete al numero WhatsApp, perché così noi potremmo accontentarvi laddove non avessimo presentato il quadro che vi piace di più. E invece guarda che ti faccio vedere io... Roberto Sparaci. Mi sembra di conoscerla questa rivista. Questa rivista mi sembra di conoscerla. Sì. Credo di sì. E dove sì, questa è la vista anch'io, sai. La copertina, se non vado errato. Sì, sì. È la copertina, se non vado errato. La copertina, vai avanti, non ti ricorda nulla? Guarda, ti sto dando un lancio adesso. Ma guarda, questa qui mi ricorda un artista che credo di avere proprio... in prossimità da far vedere, che è un caso. In questo caso abbiamo Butterfly Woman del 2020, è una tecnica mista su tela, 80x80 la misura. Che bella. Successivamente, sì, questa è molto bella. Successivamente ci sarà la numero 8, che è appunto quella che è riportata anche, eccola qui, in copertina nella rivista, che è, il titolo è Flora del 2020, tecnica mista sul legno, centimetri 100x100. Sono due opere con delle misure abbastanza importanti, ma che lasciano chiaramente... Ah, chiaramente oltre al fatto di essere in copertina c'è tutto un bell'articolo sulla rivista che è appunto alle mie spalle, un articolo a firma di tale Giorgio Barassi,
che vedo che sta leggendo con attenzione, ha inforcato anche gli occhiali. Giorgio Barassi. Giorgio, sì. Che legge Giorgio Barassi, che legge l'articolo. Giorgio Barassi. Questo che scrive è bravo. Questo che scrive è bravo. È bravo, sì. Quello che legge, sì. C'ha gli occhiali, non ci vede, ma quello che scrive è bravo. Esatto. Beh, ma guarda, io sto leggendo ovviamente l'articolo di cui parlavate. A me Pennacchini piace, credo che la gente l'abbia capito, e non sono l'unico a cui piace. Poi ho visto uno YouTube suo di una mostra che aveva fatto, non ricordo dove l'intervista è stata interrotta, ripresa, eccetera, e lì c'erano addirittura delle installazioni, una cosa. Però avete notato in queste due opere, nella prima, che quella, aiutami Roberto, che si chiama? La prima è Butterfly Woman. Avete notato una cosa fondamentale che io ho poi anche scritto qui sulla rivista Art and Art, cioè non c'è una volta che Massimo Pennacchini prenda ispirazione da qualcosa di banale, non c'è una sola volta che si occupi di qualcosa di anonimo. Butterfly, che in inglese vuol dire farfalla se non vado errato, è anche il titolo di una delle più grandi opere liriche mai rappresentate, Madama Butterfly, ma soprattutto è senso di leggerezza, di vitalità, di primavera, e questa bellezza lui la va a cercare utilizzando dei criteri da artista pop, senza dimenticare mai la sua personale creatività. Cioè lui non ha corrotto delle immagini, lui le ha esaltate intervenendoci, ma rispettando profondamente la storia di queste vicende e la storia di questi personaggi. Allora quando voi vedete un'opera di Massimo Pennacchini come questa veramente a me piace moltissimo, e quando vedete a maggiore ragione Flora, l'opera che è in copertina, vale a dire nella nostra scaletta la numero 8, no? Rendetevi conto che per davvero la banalità qui non può esistere. Sapete chi era Flora? La dea dei cereali, della rigogliosità, della natura provvida in generale, più in particolare dei cereali, quindi della primavera. Questa flora non viene presa e portata su un quadro da Massimo Pennacchini perché piaceva a lui parlarne, viene presa perché è uno stimolo per Pennacchini per indagare la storia dell'antica Roma e perché no degli antichi greci, perché gli dèi, che erano, si diceva, sei caro agli dèi, quell'uomo caro agli dèi. Gli dèi, dice una cosa molto intelligente, erano immortali. Già spieghi tutto. Gli dèi erano immortali. Gli dèi, coloro che omaggiavano gli dèi, sono tutti passaggi di una civiltà che non si è mai stancata di avere un riferimento. Dunque qua Pennacchini è anche uno che va a caccia di saldi ideali. Ma guardate che costruzione, ripeto, lungi dall'intento dell'artista quello di corrompere l'immagine, semmai di esaltarne e modernizzarne il garbo e il modo in cui per secoli sono stati proposti i concetti iconografici di certa pittura. Voglio cogliere l'occasione, per coloro che sono sempre ancora un po' diffidenti nei confronti di Laboratorio H, che quando mi dicono ma sti pittori che avete voi sono dei dilettanti, io lì perdo proprio la testa, e allora, come dice Carmelo, ma faccio al balcone. Immagino, mi piacerebbe registrarti, guarda, vorrei registrarti quando te lo dico. Perché veramente è una cosa proprio... Sapete dove sono i quadri di Massimo Pennacchini? Ve lo dico io.
Figlio di un percorso ricchissimo di esperienze internazionali, parlavo di Pennacchini nell'articolo. Parente stretta di esperienze in passato dedicate alla sensualità del tango. Attenti, in Argentina il successo delle opere di Pennacchini fu enorme, che lo portò ad essere definito il pittore del tango. In Argentina, Pennacchini, ok? O di ricerche importantissime, come quando gli fu assegnato il compito di rappresentare l'Italia in Cina per celebrare il cammino di Marco Polo, era l'anno 2011. Oppure derivata dal tempo in cui fu scelto per rappresentare la cultura italiana negli aeroporti del mondo. State a sentire che questo è bellissimo. E così Fiumicino, Malpensa, il JFK di New York videro le sue opere decorare le sale frequentate da milioni di persone incuriosite. Capite chi sono i pittori di Laboratorio H, cari amici? Capite chi sono? Questa non è gente allo sbaraglio, alla quale viene proposta ogni giorno qualche novità, biennali, triennali, quadriennali, quinquennali, e nomi e vanverosità di ogni genere. Questi sono artisti veri, veri. Rivediamo le opere di Massimo Pennacchini. E qua prima o poi qualche sfumanata di quelle vere bisognerà farla, eh? Carrero e Roberto, ditemi i numeri di queste due, perché io sono un po' così. Questa qui è la numero, no, è la numero 8, dal titolo Flora, del 2020, una tecnica mista sul legno, la misura è 100%. L'altra, che è Butterfly Woman, è del 2020, è una tecnica mista su tela, ed è un 80x80 la misura. Naturalmente ci tenevo a precisare anche un'altra cosa, che tutti gli artisti di Laboratorio H sono pubblicati nell'annuario d'arte moderna edito da H Edizioni, che rappresento indegnamente. Questo qui è il volume per cui tutti gli artisti, come dicevamo, sono appunto pubblicati anche sul medesimo volume. Il discorso che facevi appunto della internazionalità di alcuni artisti che presentiamo chiaramente ci dà un orgoglio praticamente sicuramente maggiore di quello che potrebbe essere qualsiasi tipo di discorso da fare per ogni artista. È chiaro che il fatto di avere degli artisti che possono essere diciamo praticamente presentati in televisione, malgrado abbiano già un bagaglio importante per quello che è il discorso artistico, a noi ci dà veramente delle soddisfazioni enormi. E questo è appunto Massimo Pennacchini, è uno degli artisti che siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo. Voilà, voilà, l'abbiamo detta tutta. Adesso vi parlo di un artista che abbiamo preso in prestito dalla Magna Grecia. Roberto, tu lo sai cos'era la Magna Grecia, vero? Come no, come no. No, no, dove c'erano i romani che magnavano, insomma. Ecco, io lo sapevo che doveva essere. Lo sapevo che finiva così. Era normale, ragazzi. Tu mi vieni a cercare e mi trovi. La Magna Grecia è stato un territorio meraviglioso all'interno di quella che oggi è, diciamo, in larga parte uno spazio del Mezzogiorno d'Italia. E c'era lì il più grande porto verso l'Oriente. C'era un porto meraviglioso che si chiamava Region ed era stato realizzato da quei greci che erano venuti via da alcuni territori della culla della civiltà e che si sono impiantati in questo posto, facendo come minima cosa la trasformazione del porto di quella che oggi è Reggio di Calabria, la città con il chilometro più bello d'Italia, lo voglio ricordare, e da quelle parti è nato Domenico Asmone. Però uno dice, ma chi è Domenico Asmone? Vedete, le immagini molte volte parlano più di qualsiasi presentatore, sia esso un dilettante come il sottoscritto o un professionista come quelli che si vedono in giro. Domenico Asmone è prima di tutto un artista che utilizza il colore
ed applica qualsivoglia forma di superficie o di materiale perché quel colore venga esaltato. Domenico Asmone è scientificamente artista e anche queste sue sculture, che paiono non avere un senso, come dire, preordinato, ma in realtà sono richiami, l'ho detto più volte, agli antri delle rocce di quel mare meraviglioso, di quel mare fantastico davanti a Reggio Calabria, di quei mari magnifici tra Scilla e Cariddi. Asmone costruisce le sue sculture con una passione non solo tecnica, ma con una passione che è vero slancio. Perché vediamo stasera prima un'opera di Asmone scultura e poi un'opera di Asmone pittura? Perché dobbiamo capire che cos'è il colore per Asmone. Quando è venuto in studio e con noi ha giocato e si è divertito, ci ha fatto capire che cos'è il teorema di Itten. Andate a guardarlo, voi che in questo momento state guardando Arte Investimenti, ogni volta che facciamo un nome degli artisti di Laboratorio H state lì su Google, andare a guardare chi non è che è. Poi vi appaia un curriculum di quelli enormi e lì allora avevamo ragione. Andate a guardare chi era Itten, un principio sui colori che Asmone rispecchia. E uno dice, ma scusa, se questo rispecchia un teorema nella costruzione dei colori non può essere informale. L'informale è un pittore che fa le cose come gli vengono, distinto, come diceva, e lo cito per la seconda volta qui in questa trasmissione stasera, Gastone Biggi, l'informale è come un suicida, scusate la crudeltà del paragone, che va all'ultimo piano e si butta, non pensa niente altro, va e fa. L'informale è questo. No, Asmone è diverso, è un informale che prima ragiona su come può esaltare le sue capacità di conoscitore della pittura e dei colori e la sua capacità di artista che appone quei colori perché una iniziale casualità diventi una causalità. Guardate il dipinto di Asmone e mettete in memoria i colori dell'opera che abbiamo visto prima. E allora ci siamo. E allora ci siamo. Questo è Domenico Asmone. Sì, lo so, signori, lasciamo perdere i paragoni che vi vengono in mente, perché in arte i paragoni sono odiosi. Se un pittore sente di esprimersi in un modo, deve continuare a farlo in quel modo e non deve stare a sentire alcun paragone, nemmeno le cose che scrivono su di lui, come io faccio di molti dei nostri artisti. Asmone è questo. Accidenti. Allora, sulla superficie della terra c'è questa matericità, c'è questo spessore, c'è questo incontro fra due tinte, rosso e azzurro. Ma allora, questo è un informale che nella pittura rende benissimo. Sì. Poi riguardati la scultura e prova a vedere se il richiamo a colori simili non sia trattenuto nell'ambito di uno spazio che è quello della scultura, senza andare fuori dalla norma compositiva, eppure dando l'idea di che cos'è l'informale. Sembra un discorso un po' contorto, ma è semplice. Questo è un pilota di Formula 1 che riesce a rispettare i segnali stradali. Questo è Asmone. Questo è un corridore che fa dei record, che riesce a fare una passeggiata stando nelle regole. Allora, io vi ringrazio perché ci avete prenotato anche un'altra bellissima scultura di Asmone, sulla quale io ho insistito tanto una sera, lo ricordo come fosse oggi. Ma le sculture di Domenico Asmone, per me, vanno prese 100 volte più delle opere su tela. Anche se poi l'accoppiata vincente sarebbe colore colore, scultura e dipinto. E passo la linea a Roberto che ci dice numero delle singole opere e dimensioni, e perché no anche epoca. Vai Roby! Allora, la numero 9, che è un cromatico rosso del 2018, è una ceramica smaltata, centimetri 33x25x15. L'abbiamo nelle due versioni fotografiche, in modo che riusciamo a vedere la tridimensionalità e i due lati della fotografia, appunto. Questa è la numero 9, cromatico rosso, ceramica smaltata di Domenico Asmone. Poi abbiamo la numero 10, che è un sempre cromatico rosso, 2018,
olio su tela, centimetri 70x50. Allora, vedi Roberto, ti do una dritta, io che sono un dilettante, ricordalo, in TV sono uno che ha cominciato da qua. Tu adesso avevi richiamato poco fa le due fotografie che riguardano la scultura. Stai tranquillo che quando il regista, ti spiego questo segreto, quando il regista non manda in onda esattamente tu quello che vuoi tu, vuol dire che lo farà quando dice lui. Allora se hai un regista come Carmelo Ferrara, tu ti devi stare tranquillo e ci pensi. Devo star zitto, cioè, sì, certo. No, continua a parlare, tu parla, perché lui sa quando intervenire. Perché anche se parli, io ti posso chiudere l'audio, capisci? Anche se tu parli. Quindi non hai voce in capitolo. Posso fare quello che voglio, ti tolgo, ti metto, è bellissimo, ti gestisco. Faraci, ti sto gestendo. Sì, lo so. Non sei l'unico, se è per questo. No, scherzo. Comunque volevo dirti che... che avete dimenticato di presentare, che era il numero 7,5, che ho trovato io, che volevo farvi vedere. È una scultura bella che ho trovato per caso sul web, e che il signor Giorgio, quello che leggeva con gli occhiali, una volta era così bello che adesso vabbè. Questa è bellissima. È colpa sua, me l'ha mandato sparaggio, quindi non te la prendere con me. Me la mandata, io trasmetto. Meno male che hai messo quella, perché ce n'erano delle altre molto più compromettenti. Non si possono mandare, le altre non, no, si, possono no. Mandare, non si possono però mandare. questi era, vabbè, il ciuffo, dai, il ciuffo. Basta! Ragazzi, c'è un ciuffo che è bellissimo. Scusa, ritornando, un po' di leggerezza mi piace. Ci vuole, c'è una scultura, lì c'è la scultura, il bronzo, cos'è che mi ha scritto? Sto bronzo di Riace, mi ha scritto. Sparacci. Grande Sparacci, grazie. 1-0 per Sparacci, sto a te, Giorgio. Era un posto bellissimo. È bellissimo. Quel posto è veramente una favola. Eh sì. Vai, Porto Rico? Vai. Porto Rico? Sì. Luchillo Beach. 2002, costume meno, però posto è bello. Basta, ragazzi. Oh, il costume si rifà praticamente. No, il costume era di moda in quei tempi, lascia perdere, era un guru, tutto va bene, era di guru. Ragazzi, esatto, non solo, ma quel costume era come, sembrava un quadro di Pennacchini con... Esatto. Bravo, infatti Flora, è quello lì che io praticamente mi andavo a fare. Sappiate che sotto la tela di Flora c'è il costume di Barazzo. Vedete come facciamo noi le trasmissioni, signori, perché io vorrei dire a quelli che sono così bacchettoni da non accettare le cose che diciamo noi, state attenti, state calmi, state rilassati, perché l'arte la si può proporre anche così, con allegria, non è necessario stare lì con quella, quella gravità terribile. Tanto, voi non lo potete fare, rassegnatevi. Ti immagini quelli che vogliono fare, che poi ci provano e scivolano su. Guarda, c'è uno, non posso dire il nome, che c'aveva i capelli come i tuoi. Sì. È lì che secondo me sta facendo le capriole dalla rabbia. Lasciagliele fare. Ho capito. Va hai bene, capito? Non posso fare neanche il cognome. No, lascia bene. Allora, Roberto, facci un riassunto sulle due opere di Asmone, che così andiamo avanti. Sì, la numero 9, cromatico rosso del 2018, ceramica smaltata 33x25x15. E la numero 10, cromatico rosso 2018, olio su tela 70x50. Nel frattempo volevo precisare che ci sono diverse, anzi tantissime, persone che stanno scrivendo per WhatsApp. Non riesco, mi scuso con qualcuno se non riesco a rispondere nell'immediato, però veramente si stanno accavallando richieste di ogni genere praticamente, per cui siamo contenti di quello che effettivamente sta succedendo. Non so se a te arrivano le stesse cose, Giorgio. Sì, però... sì. Ma io, guarda, adesso nel nostro caos ero lì che, allora, c'ho il simbolino di WhatsApp che ha non so quanta roba,
Ti dico anche che ho ricevuto un WhatsApp proprio da Domenico Asmone in questo momento, fantastico. E quindi abbiamo messo su un bel circo con queste cose. Allora, signori, attenzione, noi adesso vi facciamo vedere le opere numero 11 e 12. Ah, Giorgio, ho detto corretto? Bisogna abbinarle queste due opere, come fai sempre tu, scultura più quadro. Cioè, io direi che sia veramente bravo. È veramente l'accoppiata vincente, e proprio stando al messaggio che mi ha mandato poco fa Domenico, al quale risponderò non appena sarà possibile, adesso in trasmissione non riesco, mi pare che ti abbia inviato delle altre fotografie, Roberto, che devi visionare, eccetera, eccetera. Sì, confermo, l'ho ricevuto anch'io questo messaggio. Va bene, poi ci sentiremo con Domenico come con gli altri pittori. Andiamo a vedere per favore le opere numero 11 e numero 12, perché qui entriamo in uno spazio caro a tutti e tre noi, come tutti gli altri. Prego. Abbiamo Giuseppe Trentacoste, questa è l'opera dal titolo Nettuno del 2019, una tecnica mista su tela piegata, 78x85. Ricordiamo che chiaramente il maestro è stato in trasmissione qualche tempo fa, poco prima che succedesse, è stato uno degli ultimi, se non vado errato, ad essere presente nello speciale direttamente negli studi di Arte Investimenti, dove ha spiegato appunto con dovizia di particolari come sviluppa questo tipo di opere, che sono di una bellezza unica. Questa è la numero 11, Nettuno, tecnica mista su tela piegata del 2019, 78x85 la misura. La numero 12, che è Love is King, del 2019, con la medesima tecnica, 60x60 è la misura. Bene, bene. Aggiungo solo un paio di cosettine, perché su Trentacoste, da quando abbiamo iniziato con le sue opere, presentandole, eccetera, oggi siamo arrivati al punto, e non è poco, che molta gente le riconosce. E questa molta gente le riconosce, non voglio dire grazie a noi, le riconosce grazie alle capacità dello stesso Giuseppe Trentacoste. Casualmente, sempre su quel numero famoso di Art and Art, c'è un articolo che è questo qua, Trentacoste, Hermes, il sacco e la box. Giuseppe Trentacoste è stato e continua ad essere, quando potrà riaprire la sua palestra meglio ancora, un allenatore di box e un pugile lui stesso. E qui c'è uno scatto nel quale è coinvolto anche Carmelo, eccolo qua. Ve lo faccio vedere quando lui è venuto in studio con i guantoni, perché io gli ho detto portali, dai. Non sapevo di questa pubblicazione, grazie. Te la ricordi? Ci siamo divertiti, c'è stato lo sketch iniziale, ti spiezzo in due, au au, ti spiezzo pure io, i bucatini, come che era? Sì, sì. Non me la ricordo, comunque era una roba così. Sì, sì, una cosa del genere, ne abbiamo combinata una delle nostre. Sì, un'altra delle gag tue, meravigliosa. Allora, che cosa ha fatto Trentacoste nelle due opere che avete visto e che adesso rivedete? In particolare, ecco, bravissimo Carmelo, Love is King. Voi vi ricordate che oltre ad essere stato il titolo di una canzone degli anni 90 cantata da una voce meravigliosa che era Sade, Love is King in un certo momento è anche un richiamo a quei pittori della pop art, in particolare uno che credo possa essere in un qualche modo richiamato dalla fantasia dei più abituati, è un richiamo a quando certe cose accadevano e diventavano immediatamente popolari perché valicavano il segno, sorpassavano il limite e diventavano estremamente popolari. Io non ho ancora capito come mai un artista come Giuseppe Trentacoste non sia popolare come tantissimi altri. Popolare nonostante si impegni a fare un lavoro davvero complicato. Vedete quei bassorilievi che lui giustamente chiama tele piegate? Tela piegata, che tela è? È la tela dei sacchi di juta. Che sacchi di juta sono? Sono sacchi che hanno girato il mondo
e che lui vuole esattamente consegnarci come sono, con le loro scritte, con i loro appunti, con magari il nome della persona che li ha caricati sulle spalle. Sotto quelle tele c'è del materiale plastico che lui modella applicando su quella tela di juta e poi attraverso l'utilizzo di resine facendo indurire la parte che noi adesso vediamo, facendola diventare un unico blocco, e così quel materiale plastico che lui ha utilizzato per modellare ciò che vediamo alla fine può essere riutilizzato per un'ulteriore opera. Il Nettuno, allora fatemi dire una parola anche su questo pezzo qua, che è davvero una cosa secondo me formidabile. Non voglio il compiacimento di nessuno, né voglio sembrarvi, quest'opera era un regalo che Giuseppe ha fatto a me e io ho detto ti ringrazio, ma è talmente bello, non voglio riconoscimenti, voglio dirvi la verità come ho sempre fatto e mi è costato sempre molto caro. È talmente bello che questo dobbiamo proporlo in vendita. Non me lo posso chiudere in casa, ne ho di opere bellissime e sicuramente Giuseppe mi farà omaggio di un'altra. Me lo auguro. Questo è il re dei mari, questo è il dio delle acque, degli abissi, questo è il dio che veniva invocato dai naviganti e temuto da chi utilizzava in mare in maniera sbagliata. I richiami di Trentacoste sono profondi, intensi. E vedete che quelle piegature che compongono i capelli del Nettuno o la sua barba, altro non sono che modellare, piegare, ripiegare la tela perché possa darci l'idea di una profondità, di un rilievo, senza violare l'identità dei sacchi che sono all'origine del suo lavoro. Il protagonista vero delle opere di Trentacoste è il sacco, non è Nettuno, non è l'Avis King, non è quella scimmietta meravigliosa, un esemplare dei quali è finito nella collezione del nostro Carmelo per concessione del caro Giuseppe Trentacoste, non è un'opera di Trentacoste della quale non possediamo la fotografia in alta definizione, perché altrimenti veramente, signori, lì c'è da commuoversi. Io ho conosciuto, Roberto ha conosciuto, Carmelo ha conosciuto, la nostra Alessandra ha conosciuto e saluto la nostra cara Sciura, abbiamo conosciuto un artista che si è messo a nudo quando è venuto in studio, spiegando esattamente quei sentimenti che traspaiono da quest'opera. Trentacoste ha fatto un'opera che si chiama Il Pugile, in cui c'è un pugile, come ve lo ricordate, Rocky sulle scale di Filadelfia mentre fa allenamento e alza le braccia con i ragazzini sotto, così. Ha tenuto a precisare, questo lo devo dire perché Beppe tra l'altro devo chiamarlo, lo sento poco ultimamente, ha tenuto a dire, vedi quel pugile gli ho fatto dei chiodi nei polsi, come fosse un crocifisso. Un pugile con le braccia alzate in segno di vittoria, attenzione. E gli ho fatto quei chiodi perché solo un pugile sa quanto dolore prova negli allenamenti e quanto ne prova in un match. Un uomo di una sensibilità superiore. Se voi guardate le opere con i sacchi di Giuseppe Trentacoste, dove ci sono delle cuciture fra pezzi di sacco, è lo stesso Trentacoste che ricuce la sua anima ferita dagli effetti del mondo. Se voi vedete un'opera di Giuseppe Trentacoste come quella dedicata agli indi, si chiama Indio, quella dedicata agli indio dell'Amazzonia, con la bocca spalancata, aperta, quello è Trentacoste che urla. Se vedete delle superfici lisce, se vedete la serenità delle pieghe create con quel materiale plastico e ricoperte di quel sacco di juta, quello è il Trentacoste sereno. Vedete che le sfaccettature di un artista e di un atleta vengono fuori nelle sue opere. Che belle che sono ste due. Eccolo il pugile! Bravo Carmelo! Eccolo il pugile! Eccolo il pugile! Questa è un'opera meravigliosa! Meravigliosa! Dobbiamo riuscire a procurarci una... Tu la faccia tipo come se avessi preso lo sganascione, visto? Sì, visto. Ho preso un jab da Trentacoste, non deve essere una bella avventura, eh? Beh, anzi, sì, sembra che l'ho appena beccata io. Che opera che è questa? Disponibile, eh? Disponibile.
Rivediamo le due opere di Giuseppe Trentacoste. Roberto ci fa un resoconto. Io vi faccio vedere ancora una volta l'articolo che ho scritto per lui. Trentacoste, Hans, il sacco e la box. Vai! Sì, che tra l'altro appunto sono tutte e due pubblicate nella rivista, nell'articolo di cui parlavi. Questa qui è la numero 11, Nettuno, del 2019, tecnica mista su tela piegata 78x85. La numero 12, Love is King, sempre del 2019, tecnica mista su tela piegata 60x60 è la misura. Richiamo a tante cose. Lui adesso direbbe: ma perché non fai il nome di quell'artista che aveva come simbolo quello, quell'altro? Dice: no, non lo faccio, lasciali sforzare un po' i nostri amici. Signori, continuate a contattarci come state facendo. Roberto, ma che ti è arrivato anche a te il WhatsApp di mio fratello? No, no, no. Mi ha scritto sullo stesso nome. Vabbè, ieri pomeriggio sono stato lì, ci sono delle novità, No, scusate, era giusto per lei. Scusa Roberto, ma abbiamo novità dalla sala parto? No, perché non per fare telepannocchia, ma c'è Roberto Paracci che sta per diventare nonno. Nonno per la prima volta, per cui è un momento chiaramente che sto vivendo. Io so già che quando questo povero bambino gli chiederanno come ti chiami, siccome il bimbo pare che sia veramente atteso uguale al nonno, sai come si fanno i bambini? Esatto, dice come ti chiami, perché ne so, me sono scordato. Me sono scordato, mi hanno detto appena sono nato, ma me sono scordato. Stiamo aspettando. No, possiamo vedere se ti va, ovviamente, la foto della tua bimba? Della mia bimba, sì, adesso te la cerco, eccola qui, sì, la mia bimba, che è tanto guarda bimba, che pensiamo, non più. Guarda, eccola, eccola qui, la vedi? Vicina bene, sì, vicina bene, vicina, la, perfetto, ammazza, bel bambino, Beh, sì, è una bella pagina. Dai. E stiamo in ascendente, vai. Trepidante attesa. Se tutto va bene, da un momento all'altro. Ti fiamo per Roberto. Ti immagini un giorno te lo porto io e il nipote, perché Martina, la mamma, è una signora dolcissima e il suo marito è un ragazzo meraviglioso, portoghese. Molto, un ragazzo sensibilissimo, molto in gamba. Un giorno magari ti porto io il ragazzino, perché sai, è lo zio, lo dovrà conoscere, e tu gli chiederai come si fa con tutti i bambini: bello bimbo, come ti chiami? E lui risponderà: me sono scordato. Allora, è sicuro che il nipote lo doppio, ti giuro che facciamo la gag e lo doppio. E poi metto la voce del nonno che dice: me sono scordato. No, comunque, se dovesse nascere, mi raccomando, diamo lo diciamo in diretta, diretta nazionale. Siamo solo sul satellite e sul nazionale, ci sono qualche milione di persone che ci guarda, ma poca letra. C'è mia figlia, che ci può seguire tranquillamente in diretta, sì. Senza nessun tipo di problema. Tifiamo per lei. Andiamo avanti. Andiamo avanti, perché adesso facciamo vedere due opere di un altro grande artista di Laboratorio H, di un artista raffinato, di un artista presente, di un artista che è un filosofo della pittura, di un artista che ci ha comunicato con l'allegrezza e con la bellezza dei suoi colori una intensità magnifica. E signori, quando noi ogni tanto stacchiamo, cambiamo discorso, lo facciamo anche per tenervi, noi abbiamo, devo dire, nella forza degli ascolti che voi ci consegnate, per i quali vi ringraziamo moltissimo, una nostra energia, siete il nostro carburante, e per questo ogni tanto parliamo di cose importanti come la pittura, ogni tanto scherziamo anche, e lo abbiamo fatto qualche volta anche proprio con Fabio Grassi, il quale è l'autore di due opere, una delle quali è questa, che è un gioiellino, perché questa, pensate un po', è un piccolo quadro, ma è, ricordatela, la numero 13. Più che mai in questa occasione, voglio sottolineare che se mai vi piacessero le opere di alcuni degli artisti che noi presentiamo, ma esattamente o la dimensione non è quella,
o il colore non è l'accoppiata che volevate, o magari cercate un'opera ad hoc, bene, chiamateci, mandateci una mail, noi vi risponderemo con una mail con tutte le nostre disponibilità. E adesso qui c'è da fare un discorso che va a prendere le mosse esattamente dal Fabio Grassi di 20 anni fa. Accidenti, ma come? È cambiato tutto. E tu pensi, guardate questo quadro così come Carmelo ce lo sta presentando. Questa è un'opera della quale poi Roberto tra poco ci spiegherà tutto per quel che riguarda sia la dimensione, sia la costruzione. Attenzione ad una cosa, se voi avete seguito le evoluzioni di Fabio Grassi, e molti di voi lo hanno fatto nel tempo, vi ricorderete che lui, prima di tutto pittore, e prima ancora che pittore pensatore, ne sono convinto, costruiva dei paesaggi toscani deliziosi, morbidissimi, eleganti, meravigliosamente gradevoli, dove non vedevi la collinetta e il declivio con il cipressino sopra e amen. Vedevi che questi alberi erano spostati o verso destra o verso sinistra, mai nel centro del quadro. E un giorno in una riunione glielo chiesi, o meglio, gli dissi: guarda, io vedo che tu fai questa cosa qui, no? Che metti, ma lo fai perché vuoi spostare l'asse dell'interesse o è come una forma di discrezione rispetto al paesaggio? L'hai detto tu, mi ha risposto. Cioè è talmente garbato e composto nel suo lavorare, Grassi non chiede una ribalta tale per cui deve arrivarti un pugno in faccia, facendo il collegamento con ciò che abbiamo detto a proposito di Trentacoste, ma pian piano devi saper scrutare l'interno del quadro tutti quegli angoli che sono genitori di questa concezione. E allora un'applicazione di un elemento diverso dalla pittura, sistemato in un angolo, in un lato e non in tutta l'opera, ha più significato. La sorpresa arriva adesso con le dimensioni. Vai Roberto. Sì, questa qui è, il titolo è Spazi aperti, opera del 2020, acrilico e smalto su tela, centimetri 20x20, sono opere di dimensioni ridotte, per cui sono delle chicche da assolutamente prendere, non ci si deve pensare più di un secondo perché sicuramente andranno via con una certa velocità. E la successiva, che è la 14, eccola qui, che è dal titolo Luci notturne, 2020, acrilico smalto su tela, centimetri 20x20. E la 13, dicevamo, questa, tutte e due. È la 13, attenzione. Come? È la 13 questa. Questa è la 13, eh? Scusami, scusami, ho invertito io i titoli. Sì, questa è la 13, che è Spazi aperti, acrilico smalto su tela, sempre 20x20. Mentre la 14, che è quella nera che vedevamo prima, appunto, questa è Luci notturne, acrilico smalto su tela, centimetri 20x20. Ora, l'appello che ha fatto Roberto è lo stesso che faccio io amplificato. È il momento di chiamare per confermarli, perché è un 20x20, signori cari, ma quanto vuole costare? Cioè, giusto per dirti una delle prime cose che mi vengono in mente, ma poi c'è altro. Voi avete a disposizione un numero di telefono, un numero per WhatsApp e due email alle quali comunicare le seguenti richieste. Mi piace Grassi, però in questa dimensione è troppo piccolo. Più grande cosa avete? Noi vi mandiamo l'intero portfolio. Vi mandiamo praticamente il catalogo. Non parlava latino, parla portfolio. Parlava latino una puntata fa. Esatto, sono sempre io. Giorgio.Parassi@artinvestimenti.it, galleriesr@gmail.com. Noi da quelle mail, ricevutene una da voi, vi rispondiamo facendovi vedere tutto ciò che abbiamo a disposizione. Posso leggere una cosettina su Grassi che mi sembra obbligatorio? Sì, assolutamente. Scritta da Giorgio Barassi, se no non puoi. No, questa l'ha scritta lui. Ah, ecco, allora sì. Giuro. Allora va bene lo stesso. Allora per forza. Con il segno cerco di parlare e raccontare del mondo che vivo e vedo con i miei occhi. Prendetene nota, signori. Volti, luoghi, sensazioni, emozioni, affetti diventano linee, segni, curve che si incrociano e si aggrovigliano, divenendo forme in un mondo interiore ricco di percezioni. Segni decisi o appena accennati, tracciati sul foglio, compongono forme misteriose, a volte
quasi riconoscibili. Con cura meticolosa invado i fogli con i miei segni e i colori, accostandoli in maniera armonica o cercando volutamente il contrasto. Accostandoli in maniera armonica o cercando volutamente il contrasto. Eccolo lì. Questo è Fabio Grassi. Quando io dico filosofo della pittura, faccio presente a voi, signori abituati alla pittura di grande qualità, che per arte e vestimenti è l'ABC, è il quotidiano, è l'alimentazione ordinaria. Vi rendete conto che qui dentro c'è la concezione degli spazi di Piero D'Orazio, che avrebbe conquistato lo spazio centimetro dopo centimetro, come lui stesso dichiarava, e nello stesso tempo ci sono accenni storici a come si costruiva la pittura secoli fa, e nello stesso tempo c'è la divisione di spazi orizzontali fra triangoli, poligoni, rettangoli, semicerchi. Ci sono indagini che prendono da tutte le parti. Grassi è un affamato di queste cose. E vi invito a chiamarci o a mandarci dei messaggi perché possiate chiederci le carte di Fabio Grassi. Nella prossima occasione ve le presenteremo. Ha prodotto dei lavori di una bellezza unica. Ecco perché bisogna chiamare, se no non li vedrete mai. Lavori nei quali gli spazi sono scomposti addirittura con linee minime, minuscole, quasi indecifrabili all'occhio nudo. E tutto quello riempie un'intera carta pregiata. Qui invece l'utilizzo degli altri materiali la fa da padrona. Non so se avete notato perché scorrono in giù e in alto, paralleli, come due strutture portanti, tanti piccoli puntini. Aridaie, siamo sulle solite situazioni, dirà qualcuno. Bene, fatemi i nomi di quelli che hanno indagato sul punto. Fatemeli. Gastone. E vai. Luigi Colombi Conte. Quanti altri, oltre a Grassi, e con quali tipi di energia? Rivediamolo entrambi. Signori, vi voglio più attivi sulle opere di quegli artisti che dite, ah, sì, però sai, ma però sai cosa? Questi sono i pittori dell'oggi che farete, come al solito, fatica a riconoscere nell'immediato, salvo confermarmi come avete fatto con Boetti, come avete fatto con tanti altri artisti, quando scoppia il mercato, ah però avessi fatto, ma de che? Chiamateci e alla svelta pure. Un breve riassunto su questi due, numero 13 e 14, prego Roberto e Carmelo. Sì, e poi torneremo chiaramente a fare anche un breve riassunto su quelle precedenti che abbiamo poc'anzi visto. Allora, questa qui, come dicevamo, è la 13, Fabio Grassi, Spazi aperti, il titolo, del 2020, acrilico e smalto su tela, centimetri 20x20. La numero 14, Luci notturne, sempre del 2020, acrilico e smalto su tela, centimetri 20x20. A questo punto io tornerei alla numero 7 per fare un riepilogo degli ultimi quattro artisti che abbiamo visto, se sei d'accordo, Giorgio. Sono d'accordissimo. Perfetto, per cui ecco, ritorniamo a Massimo Pennacchini con Butterfly Woman del 2020, tecnica mista su tela, centimetri 80x80. La numero 9, la numero 8, Flora, sempre di Massimo Pennacchini, opera pubblicata in copertina che vedete alle mie spalle di qua praticamente, eccola qua, è un'opera del 2020, tecnica mista sul legno, centimetri 100x100. Andiamo alla numero 9, Domenico Asmone, cromatico rosso, una ceramica smaltata del 2018, centimetri 33x25x18. E alla numero 10, dal titolo sempre cromatico rosso, del 2018, olio su tela, centimetri 70x50. Torniamo a Giuseppe Trentacoste, che questo è il titolo Nettuno del 2019,
una tecnica mista su tela piegata, 78x85 la misura. La numero 12, Love is King, il titolo, del 2019, tecnica mista su tela piegata, 60x60 è la misura. E poi torniamo a Fabio Grassi, che abbiamo visto da poco. Questo è Spazi Aperti del 2020, acrilico e smalto su tela, centimetri 20x20. Successivamente la numero 14, sempre Fabio Grassi, Luci Notturne del 2020, acrilico e smalto su tela, centimetri 20x20. Ci stanno scrivendo in tantissimi, non so più come fare per avere un... addirittura! Non riesco a rispondere a tutti quanti, scusatemi, ma veramente entro la fine della trasmissione riuscirò a rispondere a tutti quanti. Esatto. Ma tu adesso puoi anche chiamare. Sparacitto, devi fare una segretaria. Quello che mi manca è proprio Alessandra, che praticamente non vedo l'ora di poter ritornare su a Milano per avere quella collaborazione. Nasce il figlio, se ne va in Portogallo, te saluta. Pure lei. Figurate, che sta qua. Io ci penserei. No, Alessandra, che praticamente... SR cos'è? Portogallo. Bellissimo. Ah, ma tu dici Sparacci che sì, fai spediamo come nonna, deve guardare il bambino. Io appena possibile, come potrò, chiaramente la prima cosa che faccio è la location. Sparacci. Io non posso, scusa se mi metto in mezzo, posso tornarci in Portogallo, perché... No. Tu resti a Milano. Se magari viene fuori, hai capito? No. Però se tu resti a Milano, noi ci colleghiamo sempre con lui, Certo, ci mancherebbe. Ci abbiamo la tecnologia, gli mettiamo un computerino. Dobbiamo conoscere bene, mi sono scordato, il ragazzino. Il ragazzino, Meso, lo chiamiamo Meso. Caseres di cognome, giusto? Caseres. Sparacci, perché comunque prendono tutte e due i cognomi. Ma dai. Si chiamerà Edoardo si chiamerà, sì. Bel nome. Allora tu immagina che vai lì e gli dici: ah, che lento menegno, come è tutto bene, come gli chiedi come ti chiami e lui... Mi sono scordato. Mi auguro che riesca a parlare il romano almeno. Vabbè, due parole. Sarà un po' difficile. Quante lingue ci andrà? Tre: il romano, il portoghese e l'italiano, no? Tre lingue. Il romano è la lingua il romano. Anche il foggiano. Tu ti sei perso fuori l'onda prima di Elio con Giorgio. Uno spettacolo. Io leggevo i sottotitoli. Se capiva niente. Bisognerà farlo. Quando facciamo certi collegamenti, è come nel film di Lino Banfi, sottotitoli escono in arabo praticamente. Esatto, ti ricordi quando incontrava il prete? Meglio. Ma chi è questo? Vi ricordo, signori, che giusto per l'allegria, visto che adesso dobbiamo parlare di un argomento scottante, se volete imparare a parlare il dialetto califoggiano, è la cosa più semplice del mondo. Voi prendete il vostro tesserino col codice fiscale, leggetelo tutto d'un fiato e così si parla dialetto da noi. Le vocali non esistono. Quindi esatto. È facilissimo. Basta guardare. Come Pino Castagno insegna. Esatto. La Ferrari ha... L'insalata, nel frattempo, scusami se ti interrompo, torniamo un attimino a quello che è il lavoro, perché intanto bisogna anche lavorare. Abbiamo una conferma. Fai così, chiedi la linea così. No. Pensavo fosse nato. Ancora no. Abbiamo una conferma di un'opera di Fabio Grassi, la numero 13. La vogliamo far rivedere anche al nostro amico che ce l'ha prenotata da Gubbio. Dal titolo Spazi Aperti, acrilico e smalto su tela, centimetri 20x20. Chiaramente, come tutte le opere, possono essere tranquillamente visionate a casa senza nessunissimo impegno. Saremo ben lieti di farvele recapitare in qualche modo, chiaramente, non appena sarà possibile poterci rimuovere tranquillamente. E gli mandiamo anche la copertina del catalogo Art & Art, mi sembra giusto, no? Certo. Perché no? Chiunque acquista un'opera riceverà anche una copia. Anzi, guarda, proprio la diamo così: un abbonamento per tutto l'anno della rivista Art & Art.
già questo bambino che arriva. giusto, giusto, bravo Sparacci, bravo Sparacci. Bravo, bravo Roberto, brava, bravo, bella iniziativa. Bravo. Noi adesso andiamo a guardare due opere di un artista che è una signora molto carina che mi ha mandato anche degli appunti che io ho letto e non è che li abbia criticati, no? Ho soltanto pensato che per farsi leggere uno non deve bearsi di quello che sa fare, deve cercare di entrare nella gradevolezza di chi ascolta. E questo è un mio pensiero, Concetta Capotorti, perché abbiamo due opere della nostra Concetta Capotorti assolutamente interessanti dal punto di vista della struttura e dal punto di vista, se vogliamo, anche della concettualità. Voi sapete che io sono un po' diciamo tradizionalista, nel senso che non è che disdegni o ripudi, come qualcuno fa, la cosiddetta arte concettuale, per l'amor del cielo, sarebbe impossibile farlo, ingiusto e irriverente. Però è chiaro che uno come me balla più volentieri un lento che uno dei pezzi che si sentono in discoteca, per capirci. Ma qui devo dire che la nostra Concetta Capotorti ha toccato un tema che è quello della sensualità, attraversandola con un intervento che è alla base della sua poetica, cioè fare quello che gli altri hanno fatto nei secoli e negli anni precedenti, togliendo invece di aggiungere. È opera dell'artista e del pittore quella di fare un'altra cosa in un modo diverso. E per farlo molti aggiungono, lei ha tolto. Cioè queste strutture, che a guardarle dovrebbero darci l'idea di essere enormi o pesantissime, diventano leggere per l'utilizzo prevalente di due materiali, le resine e l'alluminio. Noi abbiamo visto nello scorso appuntamento di Laboratorio H una bellissima Venere di Milo, una Venere ispirata perlomeno alle storiche sculture delle Veneri greche, svuotata dal suo peso, ma efficace nello stesso modo. E poi vi faccio vedere l'altra opera, perché state poi attenti a quello che vi dirà Roberto sui dettagli, sulle dimensioni. Qui dobbiamo concentrarci quasi sul peso specifico, cioè sull'annullamento di quel peso che certe opere hanno. Guardate com'è la numero 16. Questa ve l'ho già presentata un'altra volta. E in rosso una di queste è andata segnata in un batter d'occhio. E ogni volta che vi ho presentato la eleganza di questa scultura, qualcuno ha detto: ma perché tagliata? Ma perché fatta così? Perché bisogna dare il senso della bellezza conferendo quello della leggerezza. Il tema di Concetta Capotorti per tutta la vita è stato questo. E allora voi, signori, considerate il fatto che Concetta Capotorti è scultrice e pittrice, vi ricorderete, lo faremo nel prossimo appuntamento, chiedo scusa all'artista che ci starà sicuramente seguendo, che perfino le sue opere di pittura, cioè quelle che diventano quadri, hanno le connotazioni di una leggerezza quasi impalpabile. Mi ricordo un'opera sua, bellissima, la presenteremo a breve, in cui sembra che siano carte che volino, in realtà è un albero quello rappresentato. Sia quando tocca quella opera che è della pittura, sia quando in scultura adagia con gentilezza, con garbo, con leggiadria, una scultura che dovrebbe pesare chissà quanti chili, nei pochissimi chili che pesa un'identità di resina o di alluminio, come le labbra che abbiamo visto prima, come l'opera precedente. Quindi io di Concetta Capotorti potrei parlarvi anche per ore, perché gli appunti che mi ha dato sono interessantissimi, li leggo, li studio, devo riferire di cose che dicono gli altri di lei, certamente l'ho fatto e ben volentieri, ma il concetto è semplice, più semplice di quello che possiamo pensare. Ecco, per esempio il titolo che fu dato a un articolo, quello di Gallo Mazzeo, sublime leggerezza del classico. Questa è una definizione di Francesco Gallo Mazzeo. Perfetta, perfetta.
Quando si parla di scultura, siamo tutti pronti a utilizzare i termini plasticità continuamente, come se fosse... E nessuno che si sia occupato veramente del fatto concreto. Quando c'è in studio la nostra Alessandra, io le faccio una domanda, dico: sciura Alessandra, ma secondo la prima cosa che le viene in mente quando vede una scultura qual è? E lei, ma spontaneamente, chissà quanto pesa, peserà, invece no. Ecco, la funzionalità eternante, esattamente come quella dello scultore che rappresentava la Venere, che rappresentava i particolari del corpo umano, ma lo faceva con lo scalpello, ma lo faceva scegliendosi il marmo adeguato. Lei è una donna catapultata nel moderno e del moderno utilizza la praticità. Ma nulla manca alla bellezza delle opere, nulla. Ve lo possono dire le persone che fin qua hanno confermato. Riassunto di Roberto per ricordare che numeri hanno queste due opere di Concetta Capotorti. Merci. Questa che vediamo adesso è la numero 16, il busto femminile verde. È un'opera del 2017 in resina dipinta, 57x37x42 la misura. È un'opera molto leggera, per cui chiaramente, come diceva Giorgio, può sembrare chiaramente e potrebbe dare idea di una, come tutte le sculture che possono sembrare pesanti, queste qui sono effettivamente molto leggere, visto che è un'opera in resina. La precedente, la numero 15, Labbra in alluminio del 2016, le misure sono 45x10x21 ed è anche questa leggerissima, chiaramente essendo in alluminio. Ma dico, capisci bene, scusami Roberto se ti ho interrotto, però capisci bene, quando uno legge, no, sente 45x21, allora stiamo parlando di un oggetto d'arte, usiamo questo termine che magari non è bellissimo, la cui collocazione può essere in qualsiasi posto di casa tua, proprio in regione di in virtù di quella leggerezza. Scusami se ti ho interrotto. No, hai fatto benissimo. Le dimensioni, perché... capisci? Questo è il tutto. Ecco perché... Allora, facciamo una cosa, Roberto. Rinvitiamo le persone, per quel che ci riguarda, a chiamare e a scriverci, perché gli si possa mandare un intero catalogo di opere della Capotorti, come degli altri artisti, sia ben chiaro. Naturalmente abbiamo più opere a disposizione per ogni artista, in questo caso appunto per la Capotorti, per Concetta Capotorti, abbiamo diverse sculture e anche opere su tela, per cui praticamente possiamo far fede a tutto quello che possono essere le vostre richieste, semplicemente mandandoci una richiesta per mail ai numeri che agli indirizzi mail che vedete in sovraimpressione. Sto ricevendo nel frattempo dei WhatsApp di richiesta per il busto femminile verde, per cui praticamente ora risponderò ai nostri amici okay. che ci stanno chiedendo informazioni in merito. Ok, io proseguo e vi porto da tutt'altra parte con l'opera numero 18 e con l'opera numero 19, che sono due lavori di Nicola Morea. Strano, questa qui, no, eh? Sì, questa qui aspetta, è una... Aspetta. Sì. Strano, no, volevo dire strano, eh? Vai. Questa qui, dal titolo Addormentata, è una flow wood art, per cui è un'opera su un legno in effetti, del 2020, della misura 12x43,5x12. E che per... Ah, ecco, guarda, non ho... Questa qui è vista, come dicevamo, nelle due visioni, fronte e retro. Come dicevamo, è un legno, perché sono i legni che lui recupera praticamente per sviluppare poi delle opere d'arte, facendo circolare il colore come solo lui sa fare. La successiva, che è la numero 19, è un omaggio a un artista importante, è un omaggio a Burri, opera del 2020,
flow art su tela, 40x40 è la misura. Dove? E lascio a te chiaramente le specifiche delle caratteristiche degli artisti. Dunque, signori, una piccola nota, che è una grande nota alla fine. Scusatemi. Prima abbiamo parlato di Concetta Capotorti sottolineando il fatto che lo scultore, la scultrice, pittore, pittrice. La flow art, negli appuntamenti che abbiamo utilizzato per farvi vedere le opere di Nicola Morea, l'avete individuata? Al di là del significato del termine in inglese che vuol dire flusso, ma l'avete individuata concettualmente? La flow art, è interpretata e battezzata e cresimata da Nicola Morea. La flow art non è soltanto un fatto di flusso di colori, no signori, è anche un fatto di flusso di pensiero. È un momento, quello della flow art, che combacia perfettamente con quello che stiamo vivendo in questi attimi. È un momento in cui il pensiero va più veloce di qualsiasi cosa e il pittore smette di essere colui che utilizza il pennello come ha sempre fatto. E il pittore Nicola Morea finisce di giocare, lui che calciatore è stato con ottimi risultati. Utilizzo questa parafrasi perché la trovo, questo esempio, perché lo trovo parecchio calzante. Ha capito prima degli altri quando era il momento di cambiare tattica. Quando parliamo al telefono, e a brevissimo ci incontreremo, io so che se faccio degli esempi di questo tipo lui sorride, perché oramai sono tempi passati quelli, ma ci capiamo al volo. Nicola Morea ha capito che la sua arte pittorica, guardate, qua basta andare a vedere uno dei tanti cataloghi, questa è un'antologica con scritti di Everardo Dalla Noce, di Toti Carpentieri, eccetera. Guardate un attimo, questo era Morea, in principio questo era Morea, vedete? Poi che succede? Ci sono delle elaborazioni nella storia dei pittori che nemmeno tu, che sei dentro e che cerchi di conoscere l'artista, riesci bene a capire. Queste sono opere di momenti diversi, è evidente. Comincia a esserci una certa indagine sul colore, vedete? Eccola qua. Ma poi non è finita qua. Morea non può sorprendervi soltanto con l'utilizzo di quelle tinte. Va in America, fa una mostra bellissima dove sono gradite tante sue opere. E c'è un periodo che potremmo definire dell'astrazione. Ma cosa sono questi se non, scusatemi, aereofotografie di campagne con dei terreni arati? Somigliano a questo. Dissodati di fresco, somigliano a questo. E invece il percorso fatto dentro il colore da un pittore che riesce man mano e successivamente, con fasi sovrapposte successive, aggiungere a quel Nicola Morea che conosciamo oggi, quello che conoscete tutti anche voi, cioè quel Nicola Morea che finisce per arredare una stanza di uno degli alberghi più prestigiosi d'Italia con alcune sue opere ispirate e prodotte nella cosiddetta flow art. Ma che cos'è sta benedetta flow art? It's also possible that I can succeed. Vedete che sento una musica, che c'è? Sì, no, mi è partito un messaggio. Figurati se non eri tu. La cosa più semplice da capire su Nicola Morea è il fatto che se io volessi adesso farvi un elenco di tutte le mostre che ha fatto, quante volte ci siamo visti in TV e vi ho fatto leggere le centinaia di mostre fatte da artisti, questo che voi vedete, anni 2018, vedete? 2018, 2019, vedete? Questa psichedelia, è figlia di un accostarsi all'arte in maniera libera, in maniera felice. Carmelo, ti pregherei di farmi vedere soprattutto la numero 19 per prima, l'opera di pittura. Però poi, quando andiamo su quella di scultura, ci metterò qualche secondo in più. L'opera di pittura è un omaggio a Burri. Fermi. Alberto Burri,
Voi lo ricordate naturalmente per i sacchi, la gran parte del pensiero collettivo diffuso è quella del Burri dei sacchi. Ma c'è stato un grande lavoro di Alberto Burri in Sicilia che ricordava quando la terra tremò a Gibellina. E allora i cretti di Burri e allora quelle concrezioni di colori, di materiali, debbono aver scatenato la fantasia di un pittore della flow art come Nicola Morea al punto di creare un omaggio che io trovo fascinosissimo per le tinte utilizzate, fascinosissimo per lo studio approfondito che ha portato a questo prodotto. Perché se, come vi ho sempre detto, la flow art si realizza ponendo il colore orizzontalmente sulla tela e lasciando che vada nelle direzioni a cui pare meglio a lui andare, qui si è dovuto creare una struttura sotto che abbia dato, come ha dato, gli effetti che voi vedete nel centro del quadro. Ma poi omaggio a Burri, perché? Perché non era soltanto un grande rivoluzionario, è stato uno che ha inventato un modo di fare e come tale non è stato mai raggiunto. Chiaro? Allora, uno che fa la pittura della flow art, quella pittura fatta di quei rigagnoli di colore, chi avrebbe potuto omaggiare? Altri, invece no. Qui c'è il Nicola Morea che omaggia Burri, esattamente perché Burri è un elaboratore di un pensiero. Siamo sempre le solite, e non solo di una pittura. Questo è uno dei più bei quadri di Nicola Morea che io vi ho presentato, che noi vi abbiamo presentato. Questo è uno dei pezzi più affascinanti che abbiamo presentato, gradevole per dimensione. Andate, andate, andate pure a vedere chi è Nicola Morea, andate su internet, andate su Google, su Chrome, su quel che vi pare, andate a guardare se ne trovate un altro creato in questo modo, vi dico io no. E se andiamo invece a guardare la scultura, aggiungiamo dei dettagli a quanto Roberto ci abbia detto. Vedete, flow art, lo dico ad uso e consumo di quelli che vogliono catalogare le cose in compartimenti stagni, è proprio quel colare di colore, vedete, di dove c'è quel giallo, di dove c'è quel nero, di dove c'è quel rosso, che stavolta non ha a che fare con l'orizzontalità della tela, ha a che fare con la tridimensionalità di un oggetto. Quale oggetto? Hai l'altra foto, Carmelo? Eccola. Quale oggetto? Il cosiddetto floating wood, il legno che arriva dal mare. Capite? Il legno che arriva dal mare ha durato la fatica di stare a galla, forse un po' sott'acqua, ma poi è riemerso. E poi è approdato su una spiaggia, e poi il vento e la sabbia lo hanno lavorato, levigato, lo hanno ricondizionato, gli hanno fatto vivere un'altra vita. E allora è su quell'esistenza, un legno che è sulla spiaggia, fatevelo una passeggiata sulle spiagge, adesso che si può. In quelle più difficilmente raggiunte da un servizio di pulizia, troverete... Certo, regolarmente, certo, ci mancherebbe. Protezione. Cioè, e guanti poi, perché ci mancherebbe. Andate a guardare che bellezza hanno quei legni, che per esempio dalle mie parti c'è l'Adriatico che divide l'Italia dalla penisola balcanica. E quella è una zona dalla quale arrivavano legni di sambuco, legni di alberi che noi non abbiamo qui da noi, no? Quando ti arrivano e vai sulle spiagge come quella meravigliosa di Chieuti, che è sul confine fra la Puglia e il Molise, lì trovi delle forme meravigliose, straordinarie. E Morea cosa fa? Rende partecipe alla natura della flow art. Se voi vedete la seconda foto, capite perché l'ha chiamata addormentata. Sembra, somiglia a, ecco, sembra un corpo addormentato in una giornata di sole. Sembra una persona messa lì, sistemata là, come avete presente quando si può stare per i fatti propri in un qualsiasi posto. C'è una serie di sculture di Nicola Morea alle quali dobbiamo dedicare un concetto un po' più monografico, perché andare dentro la sua pittura
Vedete quante parole ci fa dire? Non è poco. Però signori, se vogliamo, andiamo a rivedere bene quella omaggio ad Alberto Burri, che ha tutta la sua ragione di essere. Poi risentiamo le dimensioni di ciascuna delle due opere da Roberto non appena sarà possibile. Questo è per Palati Fini. Io vorrei chiedere ai miei amici, conoscitori, un po' poco, ai viziati dell'arte, di vederlo a casa. Prego Roberto per le dimensioni, grazie. Allora, questa qui è la numero 19, omaggio a Burri, di Nicola Morea, del 2020, Flow Art su tela, centimetri 40x40. La numero 18, sempre di Nicola Morea, dal titolo Addormentata, Flow Wood Art del 2020, centimetri 12x43,5x12. L'abbiamo vista nelle due versioni, praticamente il fronte retro della tridimensionalità della scultura in legno. A questo punto passerei alla successiva, che è Luigi Colombi Conte, la numero 20, eccola qui, geometrie imperfette, mista, tecnica mista su tela, centimetri 70x50, e la 21, sempre di Luigi Colombi Conte, inquinato inesplorato, tecnica mista su tela, centimetri 40x40. Dunque, a Giorgio la parola. Io sono uno che è di parte, quando parlo di Conte parlo di un mio amico da 40 anni e quindi non posso essere con lui, gli dico tutto e ci parliamo da amici, quindi posso anche rimproverargli qualcosa. Questo anno, come sapete, ci ha portato un po' di cose non gradevoli. E Inquinato Inesplorato è il titolo di un ciclo di opere che ha realizzato Conte, che dovevano essere presentate insieme a quella che vedete qui inquadrata, della quale vi parlo tra un po', in una mostra a Parma. La mostra è stata ovviamente rinviata a miglior destino e a data da destinarsi. Perché, concetto personale, capisco che per quanto si possa dire nel dettaglio, adesso non circostanziamo le cose, ma si farà molta fatica per vedere gente che entra in un luogo chiuso, Questo lo sappiamo da soli. Vedete, il ciclo Inquinato Inesplorato, quello di quest'opera di Luigi Colombi Conte, consideratelo come un fatto, sì, degli ultimi anni, questa addirittura è un'opera recentissima, e consideratelo come riciclo di materiali, li avete visti in primo piano lì nella doratura. Conte è stato nostro ospite in studio, ci ha spiegato lui in primis di che cosa si tratta, di che materiale si tratta. Sono materiali che vengono riutilizzati, riciclati. Sapete chi è Luigi Colombi Conte? Lo vorrei chiamare Conte Pittore, non è proprio il massimo del suono. Se lo chiamo solamente Conte rischiate di fare delle confusioni che non è il caso di fare, essendo questo Conte il primo apparso sulla scena nazionale. Questo lo è di soprannome, non di cognome, per intenderci. Io vorrei farvi notare in questa opera quanto Luigi Colombi Conte sia stato avanti a tanta gente per tanti anni. Lui è proprio così di natura sua, vulcanico, inventore, continuamente ricco di idee. Lui è proprio così di natura sua, lui è nato così. E allora secondo voi ci poteva mai raccontare il problema dei pianeti, del nostro pianeta, di come lo stiamo maltrattando? No, torna sulla precedente, scusami Carmelo. Facendolo in maniera banale, no signore, non poteva farlo. E quando ha cominciato a parlare di inquinamento Conte, quando ha cominciato a farne una causa della sua pittura, di un ciclo di opere? Pensate un po', nel 2007 a Ferrara. Vi racconto un aneddoto brevissimo, poi sì Carmelo che andremo di là. A Ferrara, durante una sua mostra, credo a Palazzo dei Diamanti nel 2007, Conte presentò questo grido che non era soltanto attenti stiamo inquinando un pianeta, era anche dire proviamo a lanciarci su ciò che è riciclabile
e adoperiamo i sentimenti di una volta per riuscire ad essere tutti concentrati nella salvezza di un posto che stiamo invece rovinando. Il senso è questo, molto poetico. Qualcuno, un'autorità, gli disse: ma Conte, ma lei cosa vorrebbe? Sai, Rano Ferrara, che mettiamo i depuratori al delta del Po. E Gigi, con il suo candore, con la sua speciale maniera di essere a contatto con la gente, perché è un vero uomo delle pubbliche relazioni, gli ha risposto: certo, quale sarebbe il problema? Come dire, guarda che io ho messo l'accento su una cosa alla quale si arriverà prima o poi. Se tu adesso vuoi fare la battuta dicendo che mettiamo alle foci del Po i depuratori, la mia risposta è sì. Se vuoi salvare qualcosa, salva il salvabile. Inquinato inesplorato è avanti di tanti anni rispetto ai tanti che adesso perorano la causa dell'inquinamento come fosse. Ma adesso sono così banali le idee di certi che si spacciano per creativi che non fanno altro che ripetere cose che abbiamo già sentito. Quanto invece alla geometria imperfetta sulla quale ho sudato veramente le sette camicie, sull'altra opera che dovrebbe essere la numero 20, eccola qua. Ogni volta che ne vedete una, ringraziatemi, ve ne prego. Perché le geometrie imperfette di Conte, come ho detto nell'ultima occasione in cui ne abbiamo parlato, sono prodotti di un'epoca diversa. Sono degli anni 70-80, quando cioè la dedizione di Conte a quello che faceva nell'attività principale non è che gli permettesse tutto il tempo che poi si è ritagliato per dipingere, ma ben attenti, geometrie imperfette. È come dire: io pittore so perfettamente, è il caso di dirlo, che non sto facendo una cosa alla quale dare il riferimento della perfezione geometrica, ma solo quello dell'armonia. E abbiamo parlato la scorsa volta di come sia imperfetto il termine utilizzato come un'autoanalisi. Conte è un ragazzo di quelli che hanno vissuto il 68, l'ho già detto, mi ripeto e lo voglio fare. E lui per primo ha capito che quella forma di rivoluzione, per quanto avesse aperto la strada a una nazione che diventava diversa, era piena di pecche, di imperfezioni. E poi, come fa un pittore a lavorare alla geometria imperfetta senza far riferimento ai due colori assoluti, uno che è la somma di tutti e l'altro che di tutti è la negazione? Come? Eccolo qua, in bianco e nero. Guardate che una geometria imperfetta in bianco e nero non l'avevate ancora mai vista, eh? Mai vista. E vi prego, non perché lo pretenda, ma ogni volta che vedete una geometria imperfetta di Conte, chiamatemi per ringraziarmi, perché ve ne sono grato io per primo. Sto facendo una fatica inumana a cercare di portargli via dalla collezione personale queste opere, perché è giusto che lui le tenga da conto. Quanti pittori sono stati oculati e attenti da mettere via le opere che hanno fatto in periodi più lontani? Oggi quelle opere hanno un valore intrinseco molto alto. Geometria imperfetta questa, inquinato inesplorato l'altro. Avete notato quei puntini che girano attorno sia alla opera che avete visto prima sia a questa? Quel susseguirsi del cosiddetto punto dal quale, come Conte stesso ha detto, tutto parte e tutto arriva. Lo sapete che le opere di Conte sono in un museo a Los Angeles? Lo sapete che hanno partecipato delle mostre internazionali? Lo sapete che Conte è stato uno dei pittori che finora... Roberto, puoi spegnere questa discoteca, grazie? Sono arrivata una telefonata, non avevo messo il silenzioso. Mettilo subito, dai, su, se è l'ABC della televisione. Fatto, fatto. Ti giustifichiamo solo se è nato bimbo. Non ancora. Ma sarà gente che gli chiede quando andiamo a giocare al calcetto. Dai, Roberto, stavo facendo... No. Spegnete sti telefoni, se no ve li butto. Torniamo un attimo sulle opere di Conte. Grazie. Attenzione. Adesso devo dirvi qualcosa di molto serio. Grazie Carmelo. Puoi tenermi a metà con un'opera, con quest'opera o l'altra. Negli ultimi tempi, questa la dico io, andate a vedere sul mio profilo Facebook, qualche giorno fa l'ho detto, lo ripeto.
Negli ultimi tempi io sto vedendo un proliferare assoluto di organizzatori, di esperti, di periti addirittura. Ma dico io sono perito della Camera di Commercio e del Tribunale, però se faccio una perizia devo giurarla e devo anche citare il tempo e il momento in cui sono stato nominato tale. Chiaro questo? Perché questo tutti periti a chiacchiere. Stanno prendendo di mira, e qui credo che Carmelo abbia ragione, sarà forse un fatto di invidia, i nostri artisti proponendogli di tutto e di più, biennale, triennale, quadriennale, mostra, mostriciattola, mostricchia, mostrucchia, pubblicazione sul catalogo, cose, evento, non evento, con la partecipazione chi, e sparano sti nomi enormi. Allora, il commercio è libero e ciascuno di noi lo deve fare. Ma quanto sto dando ragione a Gabriele Boni in questo periodo io, non avete idea. Chi deve fare questo mestiere? Deve superare degli esami, esattamente come si fa per quando si diventa medici, avvocati, ingegneri, scienziati. Esatto. Bisogna che ci sia un freno a questo proliferare inutile. Ti pubblico sul libro Sparaci, senza fare il disc jockey. Mi vuoi far vedere l'annuario H? Grazie. Questa pubblicazione, quanti anni è che voi la fate, voi di H Edizioni? Sono 30 anni esatti. Bene, allora un conto è dire io ti metto in pubblicazione sull'annuario H, un conto è dire ti metto in pubblicazione sull'annuario di Coltrata Reinella, che nessuno sa dov'è. Ma ci stampiamo io e te dal tipografo con $20. Chiaro no? Chiaro no? Bravo, esattamente questo è il concetto. Io non lo dico a loro, perché loro sono dei venditori e vendono, quello è il loro mestiere, io lo dico agli artisti. State attenti, e parlo proprio degli artisti di Laboratorio H. Aprite gli occhi, perché voi siete sul canale televisivo, lo dico io, non lo dicono gli, lo dico io, che è leader, chiaro? In pochi anni lo spazio che ha scalato Arte Investimenti non l'ha scalato mai nessuno. I primi a proporre tecnicamente, per concetto, per qualità e anche per il coraggio di accettare una trasmissione fuori dalle regole come questa, sono stati loro. Esatto. Quindi per favore. E sono la quarta generazione. Quindi se avessero preso in giro la gente, parliamo. Bravo. Oh, sarebbero finiti. E Franco dice io non prendo in giro nessuno perché c'è mio figlio in questa azienda. Che porta avanti il mio nome per i prossimi 70 anni. Dai. Quindi allora a questo punto condividerete il fatto, prima di fare il riassunto, lo dico, e ai nostri artisti, e ai nostri spettatori, e agli altri artisti. Sapete voi, signori artisti che mi scrivete, che potete continuare a farlo. Per partecipare al Laboratorio H c'è una selezione da affrontare. Come mai su tantissime mail solo relativamente pochi sono con noi? Ma perché noi non vogliamo fare altro che diffondere le opere di chi merita una diffusione migliore, chiaro? Allora io mi sono lanciato in questa invettiva, certamente con tutti i limiti che può avere, ma mi riferisco soprattutto ai nostri artisti. Tenete le vostre posizioni, datemi ascolto, perché siete nel punto più elevato. E lo dicono, infatti... Poi se vi invitano alla biennale di Rocca Spezzata o Rocca Cannuccia e voi credete di andare a Parigi, allora vabbè. Questo vuol dire che è una scelta. Vabbè, là che vuoi fare, Carmelo? Là è là te la sei cercata. Bravo. Te la sei cercata. Rivediamo le opere che abbiamo visto a partire da quelle di Concetta Capotorti, credo, vero? Oh, vai Roberto! Allora sì, Concetta Capotorti, questa è la numero 15, Labbra il titolo, del 2016, un alluminio, centimetri 45 per 10 per 21 di altezza. Poi abbiamo la numero 16, Concetta Capotorti, busto femminile verde del 2017, resina dipinta, centimetri 57 per 37 per 42. La numero 18, Nicola Morea, Addormentata, il titolo, Flow Wood Art è la tecnica, del 2020, centimetri 12 per 43,5 per 12.
La numero 19, Nicola Morea, omaggio a Burri del 2020, flow art su tela, centimetri 40x40. E infine Luigi Colombi Conte, geometrie imperfette, tecnica mista su tela, centimetri 70x50. E la numero 21, Luigi Colombi Conte, inquinato inesplorato è il titolo, tecnica mista su tela 40x40. E a questo punto abbiamo fatto vedere un po' tutte le opere. Io direi di, seconda chiaramente del tempo che abbiamo a disposizione, di fare una... Siamo ancora 20 minuti. Benissimo, bene, possiamo bene, tranquillamente allora... muoverci con calma, insomma. Mica tanta. Io voglio dirvi una cosa, amici di Laboratorio H. Intanto faccio un riassunto perché è giusto farlo. Il riassunto, vedete, appaiono immediatamente le email. Questi indirizzi email servono soprattutto agli artisti che intendono partecipare al Laboratorio H. Scriveteci. Prima di tutto andate sul sito, eccolo qui, www.arteinvestimenti.it, nella sezione Laboratorio H troverete tutte le informazioni necessarie a soddisfare la vostra curiosità e troverete illustrati i nostri due progetti ai quali teniamo molto e grazie ai quali molti artisti, come avete visto e continuerete a vedere, hanno la fortuna, lasciatemelo dire, di vedere le loro opere illustrate da una voce così importante della TV che si occupa di arte. Questa è la prima raccomandazione che faccio. Poi ricordo agli artisti stessi, ma soprattutto al nostro pubblico, che se volete rivedere le nostre trasmissioni vi basta andare o su questo sito che è www.hinarte.it e lì ritrovate tutte le nostre trasmissioni dal 13 di ottobre ad oggi. Pensate un po', dal 13 di ottobre 2019, quando abbiamo iniziato, ad oggi. Praticamente, ridendo e scherzando, Arte Investimenti, ma soprattutto Laboratorio H, stanno per compiere quasi un anno di vita, il che non è poco, ma non è questo, è che i due indirizzi che vedete sovraimpressi servono soprattutto al pubblico, perché se in questa trasmissione o nelle altre avete visto qualcuna delle opere che vi è piaciuta, che vi è sembrata interessante e volete chiederci di quell'artista altre immagini di altre opere, bene, noi siamo pronti a farlo inviandovi una piccola raccolta di fotografie delle opere di ciascuno di quegli artisti perché voi possiate scegliere lì in mezzo l'opera che vi piace di più. Fatelo chiamandoci al numero di telefono come quello che squillava poco fa mentre parlavo io, quello di Roberto, oppure mandandoci un WhatsApp all'altro numero, oppure mandandoci una mail, perché noi vi risponderemo. Devo dire che nelle due settimane precedenti, sapete che questa trasmissione nel momento in cui la vedete per la prima volta va in onda, i canali li conoscete, c'è anche la diretta su Facebook, poi quando va in replica la diretta su Facebook non c'è. Ho ricevuto messaggi anche da Messenger, ma era già mercoledì o giovedì, ma quel quadro di tal dei tali si potrebbe va benissimo, signori, non vergognatevene, è quello che vogliamo da voi. Possiamo rifare un riassuntino o Sparaci deve darci, sì, notizie? Sì, devo darti una notizia. Allora abbiamo una conferma, chiaramente sempre con le dovute cautele, fino a che chiaramente non possiamo muoverci con, per la consegna, sì, per farla vedere a casa. La numero 9 di Domenico Asmone, cromatico rosso, che è la ceramica smaltata. Se la vogliamo far rivedere, per favore, eccola qui. Ci è stata confermata da Pavia, da un nostro affezionatissimo collezionista che ci segue quasi tutte le domeniche. Sono molto contento, sono molto contento. Allora, noi adesso io rifarei un po'. Che dici, Carmelo? Facciamo io dico che dovrebbe vedere anche l'altra opera insieme alla scultura. Oh. Io lo dico tutte le volte, come lo dici, sì, tu, perché ma... è quello che poi ho consigliato chiaramente al nostro amico di vederle tutte e due a casa, per che è quello che poi faremo quando avremo la possibilità, bravissimo, per abbinarle. Fargliele vedere direttamente a casa, ma questo chiaramente è solo un consiglio, non c'è nessun tipo di obbligo, come sapete. Eccole qui, questa sono la scultura in ceramica smaltata e la numero 10 che è l'olio su tela 70x50. Scusate, posso dire una cosa su quell'opera 70x50 che è inquadrato prima, Carmelo?
che mi piace da morire. Ma voi lo vedete che quest'opera è come se avesse un senso a semicerchio verso l'alto sulla destra? Lo vedete che è come se si staccassero dei pezzi di colore per salire su, come se ci fosse una folata di vento in mezzo a tante foglie? Lo vedete il vento? Lo vedete sì. Il vento, grande Carmelo, grande Carmelo. Questo è Asmone. Su queste cose va fatta la riflessione, oltre che sull'accoppiata giustamente suggerita dal nostro Carmelo. Su queste cose va fatta una digressione. E tanto che uscendo dall'autostrada veniamo a Pavia per portarti la scultura, amico caro, allora ci vuole niente a imballare un quadro 50-70 e portare perché tu possa vederlo. Questo è il suggerimento. Vogliamo fare un riassuntino veloce? Di tutto, direi. Che facciamo? Partiamo dall'alto o dal basso? Come preferisci? Io preferisco andare dall'alto, che è un po' che non lo vediamo. Sì, partiamo dalla numero uno. È vero? Ok. Sì. Vai, fai tu la regia, io schiaccio, vai. Ecco qui, la numero uno, Andrea Bassani, 8 televerdi, acrilico su tela sagomata, centimetri 50x50. Fermo un attimo. Chi si muove? Vogliamo precisare una cosa? Sono io, ma vado via subito. Quando Roberto dice televerdi e voi in televisione guardate un colore che tira quasi più al blu petrolio, quella è la ragione per rivedere a casa quest'opera e capire esattamente di che colore è. Vai. Però per spezzare una lancia a favore chiaramente di chi sta guardando, qui l'abbiamo chiamata televerdi, ma effettivamente è un color petrolio questo, non è un verde smeraldo, ecco, proprio hai detto bene, Sparacci. Il colore è proprio il petrolio. Sparacci, se mi dica, tu mi dici Sparacci, che hai la più bella galleria d'Italia, io finché non entro non la vedo. Non me ne renderò mai. E allora è così che... Si chiama Giorgio Tommaso. Ecco. Il secondo nome era... Per cui andiamo adesso alla numero 2, Andrea Bassani, 10 tele rosse, il titolo, 2019, acrilico su tela sagomata, centimetri 70x70. Numero 3, Alessio Schiavon, senza titolo, del 2019, olio su tela 40x30. Numero 4, Alessio Schiavon, senza titolo, 2017, olio su tela 82x92,5 la misura. La numero 5, Rita Lombardi, l'unione è il titolo, del 2019, acrilico su tela centimetri 80x80. La numero 6, Rita Lombardi, gioco di triangoli, la maschera, del 2015, acrilico su tela, centimetri 40x40. Fermati la numero 7. Eccolo qui. Un attimo. Ah, bellissimo questo. Wow. Una sinergia perfetta. Questa qui è Nanda Vigo. Sì. Cosa cambia? Ditemi cosa cambia. Perché io ho fatto il parallelo. È una cosa magnifica. Perché ho fatto il parallelo? Senza voler sminuire Nanda Vigo, ci mancherebbe. Ma guarda che il concetto delle geometrie è quello alla fine. Scusate. No, io volevo dire a proposito, ma che scusate Carmelo, bravissimo. Lo sapevi che l'avrei mandata, vero? L'ho immaginato. Io volevo dire una cosa invece. Riguardo alla numero 6, poi lascio Sparacci fare come Lelio Luttazzi la Hit Parade, capito? Tutto come leggeva Verrani. Io vorrei, signori, mi viene quasi da urlare, ma come si fa a non prenotare un'opera così bella? Ma come si fa a non prenotare un'opera così garbatamente bella? Me lo sapete dire? Basta, è la numero 6, avanti Roberto. E passiamo alla numero 7, Massimo Pennacchini, Butterfly Woman è il titolo, del 2020, una tecnica mista su tela, centimetri 80x80. La numero 8, sempre Massimo Pennacchini, Flora è il titolo, del 2020, tecnica mista sul legno, centimetri 100x100. La numero 9,
che è stata comunque prenotata per farla vedere a casa, di Domenico Asmone, il cromatico rosso del 2018, ceramica smaltata a centimetri 33x25x15, e la numero 10 di Domenico Asmone, cromatico rosso del 2018, olio su tela 70x50. Passiamo alla numero 11 di Giuseppe Trentacoste, il titolo è Nettuno, opera del 2019, tecnica mista su tela piegata, centimetri 78x85, e la numero 12 di Giuseppe Trentacoste, dal titolo Love is King, del 2019, tecnica mista su tela piegata, 60x60. Poi andiamo alla numero 13, altra opera prenotata da un nostro amico di Gubbio, che è Fabio Grassi, Spazi Aperti del 2020, acrilico e smalto su tela, centimetri 20x20, e la numero 14, Luci Notturne, opera del 2020, acrilico e smalto su tela, misura 20x20. Passiamo alla numero 15, Concetta Capotorti, opera in alluminio dal titolo Labbra del 2016, centimetri 45x10x21 di altezza, e la numero 16, Concetta Capotorti, busto femminile verde del 2017, resina dipinta, scusate, centimetri 57x37x42. Poi andiamo a Nicola Morea, la numero 18, dal titolo Addormentata, la tecnica è una Flow Wood Art del 2020, centimetri 12x43,5x12. La numero 19, Nicola Morea, titolo Omaggio a Burri, opera del 2020, Flow Art su tela, centimetri 40x40. E infine Luigi Colombi Conte, dal titolo Geometrie imperfette, tecnica mista su tela, centimetri 70x50. La numero 21, Inquinato e esplorato, inesplorato è il titolo, tecnica mista su tela, 40x40 è la misura. E a questo punto le abbiamo fatte vedere un po' proprio tutte quante, per cui, come dicevamo, dovete sapere che veramente scrivendo alle mail che vedete in sovrimpressione vi possiamo far avere tutte le opere in visione di questi artisti che abbiamo presentato. Per ogni artista abbiamo naturalmente più opere disponibili, per cui potete tranquillamente scriverci e saremo ben lieti di inviarvi quante più fotografie necessita. Giorgio, che ci dici? No, dico che naturalmente lo faremo, Roberto, aggiungendo per ciascuna delle opere in nostra disponibilità specifiche che riguardano la tecnica, la misura, quindi aiutiamoci gli uni con gli altri. Voi ci dite: ma io devo riempire uno spazio grande, ci occuperemo di farvi vedere le opere più grandi, mi basterebbe un'opera più piccola, lo faremo con un'opera più piccola. Cioè, questo è un servizio che secondo me risolve un po' il dubbio del timoroso che durante la trasmissione o non chiama o non messaggia, ma che vuole in un qualche modo intervenire, perché effettivamente insomma di argomenti e di carne al fuoco ce n'è tanta, ce n'è parecchia. Io voglio approfittare per ricordarvi che non è in edicola che potete trovare Art and Art, no, no signori, questo è un giornale di arte che voi riuscirete ad avere soltanto ed esclusivamente scrivendo a uno dei due indirizzi, meglio se a l'indirizzo galleriesr@gmail.com, abbonandovi per soli 15 euro all'anno. Ma volevo ricordare, visto che mi sono sbilanciato prima, che per tutte le opere che verranno prenotate questa sera daremo in omaggio l'abbonamento annuale per
della rivista in questione. Per cui chiunque prenoterà le opere questa sera, mia, eh? Adesso te la sei fatta tua, però l'idea era mia. Io sono sbilanciato nel senso che poi è una cosa che non diciamo mai, Giorgio, dillo. Secondo me comunicativamente. Sì. Dopo l'edizione Laboratorio H, gli artisti verranno scelti per un progetto più importante. Sì, io non lo diciamo mai, ma c'è poi uno step successivo, perché non devono pensare che poi si ferma con Laboratorio H. No. Non è una vetrina di passeggiata, cioè c'è dietro della gente che lavora a un progetto superiore. Quindi certo, però io non lo dico mai, Carmelo, semplicemente perché proprio per ritornare su un tema che abbiamo affrontato prima, vorrei esattamente che i nostri artisti e in maniera corrispondente chi ci dà la sua fiducia, cioè coloro che ringraziamo moltissimo per seguirci tutte le volte che andiamo in onda, debbono attenersi al tema di ciò che stiamo vivendo. Però è chiaro che ci sono progetti più grandi e più alti ai quali stiamo lavorando, pensando tutti i giorni. Certo, in questo momento credo che la televisione sia il mezzo più efficace in assoluto per arrivare laddove una volta si poteva arrivare con l'evento, con la mostra, eccetera, eccetera. Quindi anche per questa ragione io richiamo l'attenzione del pubblico a saper fare le scelte, e lo stesso faccio nei confronti degli artisti che ci seguono. Però è vero quello che ha detto Carmelo, stiamo lavorando a cose più, diciamo, a step successivi. Era bello il terzetto lì, quanto tempo ci manca? Perché ho una cosa da dire io. Ci mancano 5 minuti, 6 minuti. Allora, la cosa da dire, la diciamo... 4 così non vai lungo. 4 così non vado lungo. Volevo dirvi, scusami Carmelo, mi puoi mandare una cortesia che ti chiedo? Sì. Se mi puoi mandare l'opera numero 18, quella di Morea, addormentata, sì. La scultura in tutte e due le sue pose, okay, diciamo, due fotografie. Ok. Perché? Anche qui delle volte dimentico delle cose da dire, eccetera, invece poi alla fine ci arriviamo, le diciamo. Questo tipo di opera di Nicola Morea è comunque sia quella che rifrange, che rispecchia in maniera molto chiara il modo di comporre che ha Morea quando lavora la cosiddetta flow art. Riguardando uno dei suoi cataloghi che ho ricevuto da lui, Fluid Art o Flow Art, che dir si voglia, una nuova forma d'arte che prende vita da non molto tempo negli Stati Uniti, la cui filosofia è quella di sempre della storia dell'arte. La Fluid Art si incentra essenzialmente sull'uso del colore che l'artista miscela come un antico negromante per ottenere sfumature, riflessi, sottili tracce che portano chi guarda in mondi sognati, attenti qua, in attimi vissuti di un paesaggio, di colori di un tramonto, quelli di un'alba. Bene, li vedete i colori di questa addormentata? Vi ricordate che un pezzo di legno che arriva dal mare e viene reinterpretato e viene riutilizzato al fine di operare come si opera nella flow art? Santo cielo! È su questo che va fatta una riflessione. Quando entri nell'idea della flow art devi essere preparato, pronto, come in tutte le altre forme d'arte, per l'amor del cielo. Provate a vedere cosa sono a casa le sculture di Morea, poi ne riparliamo. Va bene, torniamo a noi. Se abbiamo un minuto, chiediamo la cortesia a Carmelo, mi chiedono di rivedere un attimino la numero 3 di Alessio Schiavon e successivamente la numero 6 di Rita Lombardi, se è possibile, in modo che così poi veniamo. Ecco, questa qui è la numero 3 di Alessio Schiavon, per il nostro amico che ce la richiede, è un olio su tela 40x30 e questa qui, scusami Carmelo, sono andato un po' troppo lento, questa qui è la numero 3 di Alessio Schiavon e la successiva, la numero 6 di Rita Lombardi, Gioco di triangoli, la maschera del 2015, 40x40 è la misura. Ce l'hanno chiesta, ecco, mi sembrava giusto fargli rivedere un attimino al volo. Poi saranno decisioni loro. Siamo arrivati alla fine, Carmelo, siamo agli sgoccioli? Sì, abbiamo proprio i saluti finali. Facciamoli. Ecco. Signore e signori,
Non è nata. È nato tuo nipote. Ci sono notizie. Non è. Non ho ancora notizie. Vabbè, le avremo. Facciamo un crawl se nasce. Esatto, ma sì, faremo un crawl dopo. Sembra come l'atterraggio, l'allunaggio. Non è atterrato. Dopo. Vabbè. Allora. A minuti. Sono minuti. Grazie ancora per i collegamenti, per le linee, ringraziamo te, per il fast web soprattutto. Sì, un bene, guarda, non scrivo il bene. Esatto, ci scriviamo con gli avvocati. E niente, abbiamo finito. Ciao ragazzi. Dobbiamo dire che questa inquadratura da terzetto... Io vi sto guardando, tutte e due. Sto dicendo che da Baiano Rambaudi e signori è tutto. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Grazie Carmelo per i collegamenti, meno male che ci sei. Ciao. Viaggi, autostrade, alberghi, corri di qui, fiere di su, fiere di giù. Io voglio intervistare una persona a caso in questa fiera. È contento di quello che abbiamo fatto con Laboratorio H? Sono estasiato. Abbiamo tanto materiale registrato e siamo praticamente orgogliosi di questo lavoro che stiamo facendo. Vedete, è una persona presa a caso tra la folla che c'è qui, eccetera, eccetera. Ma se la gente volesse vedere quello che noi abbiamo girato, come deve fare? Semplicissimo. Tutte le domeniche sera, dalle 22, sui canali di Arte Investimento, 123 del Digitale Terrestre e 868 di Sky, potete tranquillamente seguirci e vedere Laboratorio H. Però agli artisti che vogliono partecipare a Laboratorio H raccomandiamo di scrivere a due indirizzi mail, quali? giorgio.barassi@arteinvestimenti.it e galleriasr@gmail.com. Solo ed esclusivamente a questi indirizzi. Grazie signore che io casualmente ho incontrato in fiera. Arrivederci. Grazie, stia bene.